Buonasera, invito i gentili ospiti a prendere posto per poter dare l'avvio a questo Consiglio Comunale. Avendo verificato la presenza del numero legale, posso dare l'avvio al Consiglio Comunale di questa sera. Il Consiglio Comunale di questa sera è stato fortemente voluto dal Comune di Matera per ringraziare tutte le istituzioni che hanno permesso alla città di Matera di raggiungere questo prestigioso obiettivo di diventare capitale europea per la cultura per il 2019. Tutte le istituzioni che hanno partecipato con noi in questo percorso quindi sono qui questa sera presenti e noi non possiamo che esserne lieti. Per cui questo consiglio è un consiglio per dare merito a tutti, ma anche per iniziare un percorso ancora una volta insieme per poter mettere a frutto quelli che saranno i risultati che la città di Matera e la comunità tutta lucana riuscirà a trarne dalla candidatura. Inizio con i saluti molto sentiti, perché vi ringraziamo davvero di cuore per la vostra numerosissima presenza. Molti ci hanno comunicato che non sono potuti venire semplicemente per altri impegni istituzionali, ma ci hanno manifestato la loro vicinanza e il loro affetto. Saluto Sua Eccellenza il Dottor Pizzi, prefetto della provincia di Matera, l'Onorevole Maria Antezza, l'Onorevole Mirella Liuzzi, l'Onorevole Cosimo Latronico, il Questore Dottor Schimera, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Dottor Cozzoli, il Capitano Corcioli dei Carabinieri di Matera e in rappresentanza della Regione il Dottor Oliva e i consiglieri regionali, siamo lietissimi di averli, il Dottor Bradascio, il Dottor Cifarelli. Fatemi guardare se ci sono altri consiglieri, non vorrei dimenticarli. Poi ci sono, e siamo contenti, gli ex sindaci del Comune di Matera. C'è l'ingegnere Acito, c'è anche l'ex sindaco Minieri. Ci ha detto che sarebbe sicuramente passato anche il sindaco Buccico. L'ho detto, grazie. Il sindaco Buccico ci ha detto che sarebbe passato anche perché a lui abbiamo riconosciuto il merito di aver iniziato già nel 2009 il percorso di candidatura. Ringrazio, non in un ordine di importanza, ma semplicemente in un ordine di arrivo qui questa sera, per la loro presenza il sindaco di Sant'Eramo Michele D'Ambrosio, il sindaco di Ginosa Vito De Palma e l'assessore Cassano, il sindaco di Irsina Angelo Raffaele Favale, il sindaco di La Terza Gianfranco Lopane, il sindaco di Guardia Perticara Angelo Mastronardi, il sindaco di Grassano Dottor Sanseverino, il sindaco di Missanello Filippo Sinisgalli, il sindaco di Tursi Labriola, il sindaco di Savoia di Lucana Rosina Riccardi, il sindaco d'Aliano Luigi De Lorenzo, l'assessore alla cultura del comune di Ferrandina Giovanni Sinisi, l'assessore del comune di Potenza, l'assessore Percoco del comune di Potenza, l'assessore alla cultura del comune di Altamura Giovanni Saponaro, l'assessore e anche il sindaco di Altamura il dottor Stacca, poi l'assessore, il consigliere del comune di Policoro, il consigliere Ferrara, Comune di Gravina, il consigliere Giacinto La Greca, il sindaco di Gorgoglione Giuseppe Filippo. E poi ancora con molto piacere saluto il dottor Focaccia per il circo, presidente del circolo La Scaletta e l'avvocato De Ruggeri, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, l'architetto Emilia Olivieri, l'ingegner Mario Maragno per l'Ordine degli Ingegneri, per la Confartigianato Rosa Gentile che ci raggiungerà e il direttore Gerardo Bonelli, il dottor Roberto Viscido, direttore,
Sì, Mario Moreno, l'ha detto Confagricoltura, il signor Lisurici, presidente provinciale Confesercente. Sì. L'ingegner Pier Francesco Pegliecchia, presidente dell'ente parco della Murgia. Io mi scuso, i parlamentari li ha detti all'inizio, mi scuso se ho saltato qualcuno e vi prego i nostri collaboratori magari di indicarmelo, perché ci tengo proprio a salutarvi tutti. Il direttore, avete ragione, è vero, il direttore del conservatorio, professor Piero Romano, e pure il professor, accompagnato dal professor Viziello. Mi aiutate se ho dimenticato qualcuno, perché ci tengo a dirli davvero tutti. Allora, vi dicevo, questo percorso inizia per Matera. L'ho detto il dottor Cocca, no. Allora, il dottor Cocca, presidente dell'Ordine degli Agronomi. De Ruggeri, l'ho detto. Spero per il momento di aver detto tutto. Chiedo l'aiuto, l'ho detto, sì. Chiedo l'aiuto a loro se ho saltato qualcuno. Grazie. Questo percorso, quindi, abbiamo detto che nasce da lontano, nel 2009, quando c'è stata la prima delibera di Consiglio Comunale, quindi Consiglio Comunale di Matera è stato protagonista sin dall'inizio di questa candidatura. Per questo noi l'abbiamo voluto festeggiare qua in questa sala, che è la sala del nostro Consiglio, in questo importante momento istituzionale. Quindi nel 2009 parte l'idea di candidare Matera a capitale della cultura, e poi il nostro consiglio, che se ne è occupato in più volte, sin dal 2010 con le linee guida, le linee programmatiche del mandato amministrativo del sindaco Adduce, si parlava già di candidatura di Matera a capitale della cultura. Noi ce ne siamo occupati approvando lo statuto del comitato promotore il 16 giugno del 2011 e ancora approvando la prima bozza di dossier. I consiglieri si ricorderanno la prima bozza di dossier che noi abbiamo approvato per permettere al comitato di presentarlo nel 2013. Poi c'è stata la delibera del 29 agosto del 2014 che approvava la fondazione, che è stata una delibera anche molto discussa, però che poi ha visto l'approvazione da parte di tutti i consiglieri comunali, come anche l'approvazione all'unanimità del dossier di candidatura ultimo, quello che ci ha permesso di vincere la nostra sfida. Prima di passare la parola al sindaco, volevo leggervi il messaggio del presidente Pittella, che fortemente ha creduto. Saluto il presidente della Camera di Commercio e i suoi collaboratori, grazie per essere venuto. Che il presidente Pittella, che si scusa per non essere venuto, ma ci teneva perché, sapete, ha investito molto anche lui in questa candidatura, come già il presidente De Filippo. Cara Brunella, caro Salvatore, una serie di emergenze che purtroppo si sono accumulate in queste ore su tanti fronti, di cui ha chiamato ad occuparsi un presidente di regione, mi impediranno di partecipare alla riunione del Consiglio Comunale da voi convocata oggi alle ore 16 per ufficializzare l'investitura della città a capitale europea della cultura per il 2019. Non vi nascondo che avrei fatto volentieri a meno di presiedere le riunioni operative che per tutto il pomeriggio e sino a sera mi vedranno impegnato a Potenza per partecipare con voi ad un momento di serena e felice riflessione sulle sfide che ci attendono nei prossimi anni, a seguito di un riconoscimento che premia sicuramente il vostro lavoro e quello di chi, con voi, ha sempre creduto che si potesse realizzare un sogno non solo per Matera ma per tutta la Basilicata. Giustificatevi, prego, la mia assenza odierna agli occhi dei vostri concittadini, dicendo però loro che già domani, sabato, col ministro Giannini e poi lunedì col ministro Franceschini, non farò mancare la mia presenza in quella che ormai considero il salotto buono di noi tutti lucani. L'angolo di casa riservato agli ospiti e agli amici, con i quali fare bella figura, ma anche la parte di un'abitazione in cui metaforicamente riunire tutta la famiglia nei momenti di gioia, come quelli da tutti noi vissuti con intima commozione la sera del 17 ottobre scorso.
Come ho già avuto modo di sottolineare, abbiamo conquistato un obiettivo che sembrava superiore alle nostre forze e che già a partire da oggi richiederà un supplemento di impegno, al quale personalmente non mi sottrarrò, da parte dell'intera classe dirigente lucana. Nel rinnovarvi, a nome della comunità di Basilicata, i miei auguri più sinceri, in uno con un forte in bocca al lupo per tutti noi, vi prego di accettare, con sensi della mia stima, i saluti più cordiali. Ringraziamo quindi il Presidente Pittella. Io passo ora la parola al Sindaco Salvatore Adduce, che fortemente ha creduto in questa candidatura e quindi gli lasciamo aprire il consiglio. Poi invito i gentili ospiti, i consiglieri, a segnalare, chiedo scusa. Ormai da tempo, in ogni occasione. Io devo. Uno che ci ha raggiunto e volevo chiedere soltanto una questione organizzativa ai gentili ospiti, se con un cenno possono darci l'ordine degli interventi. Grazie. Bene. Prego, Sindaco. Io, Presidente, la ringrazio innanzitutto per aver deciso la convocazione di questa seduta del Consiglio Comunale e ringrazio i consiglieri comunali che sono praticamente tutti presenti. Adesso non ho controllato l'appello, ma credo che siamo quasi tutti. E abbiamo condiviso con la Conferenza dei Capigruppo questa riunione. Qualcuno anzi ci ha richiamato all'ordine perché andava probabilmente tenuta prima questa seduta, ma io penso che sia utile fare, anche se in maniera sintetica, una seduta solenne alla presenza di ospiti graditissimi che io saluto, ovviamente non ripeterò perché già l'affanno con il quale inevitabilmente la Presidente Massenzio ha richiamato le autorità presenti, a cominciare da Eccellenza il Prefetto, rischia, diciamo, di complicare ulteriormente le cose. Quindi un abbraccio affettuoso a tutti voi, in particolare ai colleghi sindaci che hanno condiviso in questi anni un lavoro molto complesso. In genere quando si chiude una fase si dice sempre entusiasmante, insomma l'entusiasmo ce l'abbiamo messa tutto, ma non è stato sempre rose e fiori, insomma ci sono stati momenti alterni che hanno visto qualche volta consumare qualche fibra in eccesso per poter arrivare ai risultati. Io non ringrazio il Consiglio Comunale di Matera in modo formale, proprio per quello che abbiamo vissuto in questi quasi 5 anni. Lo ringrazio per i contenuti e il lavoro, anche fortemente critico, che è stato compiuto in questi anni, critiche, qualche volta anche polemiche, che sono servite a farci correggere il tiro, a riorganizzare meglio i nostri obiettivi, a risistemare le questioni più importanti. È doveroso innanzitutto ricordare che questo percorso lo faceva già la Presidente Massenzio. Formalmente questo percorso comincia nel 2009 con l'Associazione Matera 2019, con un gruppo di giovani maturi, non erano proprio ragazzini, di giovani maturi che erano entusiasti di indicare una direzione, di
organizzare un programma sul quale hanno immediatamente richiamato l'attenzione istituzionale e appunto già la precedente amministrazione ha avuto modo di varare in qualche modo il primo atto con il quale si è dato il via a questo viaggio importantissimo. Devo, consentitemi un ringraziamento particolare a un materano che da Presidente del Consiglio Comunale prima nella scorsa consiliatura e poi da consigliere regionale ha sostenuto con grandissima passione il proposito di Matera di diventare capitale europea della cultura. Io sono certo, tra l'altro per i rapporti personali e anche familiari, che Romeo Sarra avrebbe pianto con me. Non elencherò naturalmente tutte le persone che hanno partecipato a questa sfida. Con un riferimento un po' retorico, sia davanti alle telecamere, sia la sera quando sono arrivato a Matera, il 17, verso quasi mezzanotte, ho detto che il ringraziamento andrebbe fatto a tutti, elencandoli in ordine alfabetico. Non so se viene prima Acito o prima Abate. Saverio, sai che Abate viene prima di te, tu pensavi di avere... C'è un Abate, ci sono gli Abate. E fino alla lettera Z, tutti i cittadini di Matera, tutti i cognomi di Matera, quelli che appartengono alla storia di questa città, che hanno costruito lo straordinario percorso di questa città. Questo lo dico perché sbaglierebbe, e io per primo sbaglierei, se dovessi pensare che il traguardo che abbiamo raggiunto sia semplicemente il frutto di 4 o 5 anni di lavoro. Questo è il frutto di un lavoro ciclopico, di enormi dimensioni, che comincia tanti e tanti anni fa. Comincia con uno sforzo straordinario di mettere ordine in una vicenda complessa, difficile, che la città ha vissuto prima della Seconda Guerra Mondiale e ancor più nei primi anni dopo il secondo conflitto. Da quel momento sono partite le iniziative, è partita una riflessione, una elaborazione di livello internazionale. Ecco, il profilo internazionale della città, quante volte abbiamo richiamato questi termini? Il profilo internazionale stava nell'importanza dei progetti che la città ha messo a valore, che ha pensato, che ha elaborato e lo ha fatto insieme a tantissime personalità, lo ha fatto facendosi aiutare, non chiedendo delle consulenze, ma chiedendo atti d'amore e ricevendone atti d'amore di grande importanza. Le citazioni si possono sprecare, perché la città ha avuto la possibilità di conoscere giganti della cultura italiana e internazionale, di tutti i settori culturali. Ed è un po', diciamo, il tema di fondo che motiva la candidatura, prima ancora che il risultato. La motivazione sta proprio in questi termini. Tanti, tantissimi hanno visto, hanno intravisto in questa città l'opportunità e la possibilità di parlare una lingua universale. Ed è, diciamo, la sintesi vera del ragionamento che siamo poi noi ultimi stati chiamati a fare. È stato grazie a questa consapevolezza, è stato possibile grazie a questa consapevolezza non perdersi in una dimensione localistica o provincialistica,
È stato possibile grazie a questi insegnamenti. Qualcuno ci ha rimproverato che facevamo dei paralleli troppo arditi, ma non era tanto il tema della qualità delle personalità alle quali abbiamo ricorso, il tema era del metodo, cioè del passaggio metodologico che abbiamo utilizzato per organizzare un programma e un progetto di così grande dimensione. E vedete, noi dobbiamo in questo Consiglio Comunale, ed è diciamo l'unica parte formale che vi chiedo, cari consiglieri, prendere atto della decisione annunciata dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, che voi sapete sarà a Matera lunedì insieme a noi per festeggiare, cito le sue parole, di accettare e condividere la raccomandazione, così si chiama, la raccomandazione che non ha niente a che vedere con le nostre raccomandazioni, quelle che diciamo, siamo abituati a sentire noi, della giuria internazionale di designare Matera quale capitale europea della cultura per l'anno 2019. Questa decisione è avvenuta a conclusione di un lungo lavoro. Noi abbiamo costruito al tempo stesso, abbiamo detto, una candidatura ed uno strumento fortemente istituzionale e grandemente partecipato. Direi popolare, perché noi eravamo consapevoli e abbiamo attinto alle esperienze altrui ancora una volta facendo una grande professione di umiltà. Possiamo dircelo qui, dopo che abbiamo vinto. Quando nel 2009 viene fatta la proposta, pochissimi di noi, forse quasi nessuno, sapeva di che cosa si stava parlando. E quando abbiamo iniziato il percorso davvero, dopo il primo anno, costituendo l'associazione, il comitato Matera 2019, ancora in quel momento non eravamo del tutto consapevoli di fronte a quale sfida ci saremmo trovati e quali erano i contenuti sui quali avremmo dovuto concentrarci per poter arrivare al risultato. Ed è dunque ancora una volta questo uno dei paradigmi più interessanti di questa vicenda, vedete. Non sto affrontando ed esaltando le cose che abbiamo proposto, sto invece sottolineando i passaggi metodologici sui quali ci siamo concentrati. Non abbiamo ritenuto, quando qualcuno mi fa una domanda e mi dice: qual è stata l'arma vincente? L'arma vincente è stata la consapevolezza che potevamo non arrivare al risultato massimo e che però non ci accontentavamo di un risultato minimo o di un risultato medio, volevamo il risultato massimo. Per arrivare a questo risultato noi abbiamo lavorato attingendo ad esperienze passate e presenti. Abbiamo esaminato i casi di tante città italiane, di tante città europee candidate a capitale europea della cultura e vedete, abbiamo esaminato, vi sembrerà strano, chi ha partecipato ai forum, ai workshop, alle varie iniziative, agli incontri, forse ricorderà. Abbiamo esaminato i casi vincenti. Ingegner Acito, lo dico perché sei un esperto della materia, e abbiamo soprattutto esaminato i casi di quelli che non ce l'hanno fatta, con un rispetto quasi maniacale, ossessivo, della dimensione, come dire, anche di vulnerabilità che noi avevamo, cioè che era l'elemento fondante di una operazione di grande successo. Probabilmente a questo esperimento, so già che c'è una tesi di laurea su Comitato Matera 2019, a questo esperimento, perché questo è un esperimento grandioso, bisognerebbe mettere testa scientificamente per capire
come si è lavorato. Non siamo andati, per esempio, sulla comunicazione a procurarci sul mercato come si usa fare normalmente. La prima cosa che si fa, si apre una campagna elettorale, per esempio, e il candidato va da un'agenzia di comunicazione, si mette in mano 10.000, 20.000, 30.000 euro e si comincia il percorso. Noi non abbiamo fatto così, avevamo molto bisogno della comunicazione, ma ci siamo ben guardati dal ritenere di poter avere successo semplicemente perché ci procuravamo un po' di tecnica comunicativa. Abbiamo provato a fare il percorso all'inverso e ci siamo riusciti. Cioè abbiamo privilegiato i contenuti e abbiamo utilizzato le forze endogene. Abbiamo utilizzato l'ufficio stampa del Comune di Matera. Abbiamo utilizzato le forze, mi dispiace non sia venuto Pittella, che saluto pubblicamente. Avrei voluto ringraziarlo perché la Regione Basilicata ci ha dato un professionista della informazione, Serafino Paternoster, che con noi, ha costruito questo passaggio, non facendosi prendere dall'idea che tutto è risolvibile, come dire, in una specie di laboratorio. No. Innanzitutto ci abbiamo messo dentro, so di parlare a proposito, dottor Bradascio, il cuore. Ci abbiamo messo il cuore. Una tecnica comunicativa senza il tuo cuore non serve a niente, è arida, è fredda, e per certi aspetti gelida e non arriva da nessuna parte, e non avremmo, anche di fronte al risultato, non avremmo pianto quella sera del 17 di ottobre, perché ci abbiamo messo tutti il cuore, anche quelli che avevano perplessità, che erano incerti, che dichiaravano qualche complicazione. Tutti ci abbiamo messo il cuore, a prescindere da come la si pensava, ed è stata l'arma attraverso la quale, lo strumento più che l'arma, attraverso il quale siamo riusciti a comunicare all'esterno il nostro sentimento, come si dice in inglese, Angelo Cotugno, il nostro, tu sei esperto alla materia, il sentire, come si dice, il sentimento, volevo la parola inglese che rende di più, il nostro sentimento. Mi fate parlare un poco d'acqua. Abbiamo trasferito al resto del mondo il nostro sentimento, le manifestazioni di simpatia, molto facili quando abbiamo vinto, ma sono state già un grande diluvio nei 4 o 5 anni precedenti, perché questa piccola realtà, come abbiamo raccontato alla commissione, alla giuria, questa piccola città cesellata nel cuore del Mezzogiorno, io ho usato una parola ancora una volta dell'anatomia, del malleolo dello stivale, descritta da Magno Rossi Doria, e vedete, qualcuno si è meravigliato di questo tipo di comunicazione mia, ma questa roba qui è scritta qui, cioè è scritta già nel primo dossier. Manlio Rossi Doria è citato nel primo dossier quando lui parlava di area che corrisponde all'osso rispetto alla polpa delle due dorsali adriatica e tirrenica, definendo il luogo più complicato e difficile d'Italia. Noi abbiamo detto, guardate, questo luogo che è il malleolo, tra l'altro è un osso particolare, è in un'articolazione che, attraverso la quale praticamente riusciamo a camminare, o senza la quale non potremmo camminare. Noi vorremmo farlo funzionare così bene, questo malleolo, che dia energia, forza, movimento non soltanto a se stesso, alla città di Matera, alla Basilicata, all'area murgiana, alla corona murgica che accomuna una grande fetta di popolazioni in quest'area, in questa zona, che non possono essere divise, e ringrazio i sindaci pugliesi che sono qui, pugliesi perché sono baresi, sono della provincia di Bari e della provincia di Taranto. Non possiamo a un certo punto creare barriere solo perché c'è un confine geografico. Noi con gli altamurani, dottor Stacca, ci diamo la mano praticamente. La stessa cosa vale per Gravina, per Sant'Eramo, siamo a due passi, Gioia del Colle, abbiamo bisogno di realizzare quest'asse
ammodernandola, sistemandola per poter avere l'accesso all'autostrada. Abbiamo creduto che questo malleolo fosse, se ben, come voglio dire, oliato, se ben lubrificato, questa è la parola giusta, avrebbe potuto, può dare movimento e può dare energia a tutta la gamba, al piede, compresa un'area della Puglia, compreso un pezzo della Calabria, compreso un pezzo della Campania e oltre, cioè mostrarsi come esempio virtuoso da offrire in campo nazionale e in campo europeo, staccandoci dalla vecchia giaculatoria del sud che piange, che stride, che non riesce a mettersi alle spalle una storia complessa, difficile, comprensibile, di sottosviluppo, senza chiedere continuamente, costantemente aiuti dall'esterno. L'idea è quella di offrire, di dare, di fornire, di donare agli altri una possibilità, un qualche cosa che qui noi abbiamo. Scoprire le ricchezze, le bellezze, le energie, le intelligenze, i talenti che qui vi sono e che vanno utilizzati per tutti. Questo ragionamento sottende il primo e il secondo dossier. Non vi fate prendere dalle cose tecniche, eccetera, che sono state valutate splendidamente dalla giuria. Il secondo dossier contiene il programma culturale, che è stato ritenuto il miglior programma culturale delle ultime 6 città che sono arrivate in finale. Dico non vi fate prendere, perché rischia di sfuggire il cuore del tema. Quelli saranno gli strumenti attraverso i quali noi presentiamo questo che sto dicendo, e io non ho nascosto, non ho avuto nessun imbarazzo e nessuna difficoltà a dire alla giuria, sia il 13 novembre del 2013, primo esame, sia il 16 di ottobre del 2014, secondo esame, a dire e a comunicare che per noi questa roba qui non è una pratica, non è una cosa che abbiamo presentato perché ci dovevano dare un po' di soldi, perché sanno, i soldi qua non ne prendiamo. Questo è il più grande progetto politico che una comunità ha deciso dal basso, è una parola che non mi piace molto dire dal basso, che diciamo richiama subito un po' di cose demagogiche, un po' populiste, insomma. Preferisco democraticamente, con una grande partecipazione, di affidarsi, di autoaffidarsi. Un grande progetto politico che influenzerà le prossime, almeno la prossima generazione. Un grande progetto politico che mira a modificare il nostro rapporto pubblico, mira a lavorare ai fianchi l'idea che si debba continuare ad operare con una delega vuota, senza trovare le energie, le forze necessarie per poter creare condizioni di sviluppo. Perché noi abbiamo parlato di questo, mica abbiamo parlato di che vogliamo fare gli spettacoli, mica abbiamo parlato che vogliamo fare un elenco di eventi. Non li troverete questi nel dossier, i consiglieri comunali che l'hanno provato lo sanno benissimo. C'è ben altro e c'è quel ben altro qui dentro che serve proprio nel momento più difficile che siamo chiamati a vivere. I dati di queste settimane, di questi mesi sono allarmanti, di questi anni sono allarmanti, i grandi problemi della disoccupazione, i grandi problemi dell'economia, i giovani che non trovano soluzione alla loro aspirazione di vita, che non vedono chiaro di fronte a sé, le nuove povertà che si determinano a causa delle difficoltà economiche dell'intera nazione, le difficoltà di prospettiva, avere questo il tema più grande che abbiamo, il vero grande problema, attenzione,
che in qualche modo capovolge il rapporto causa-effetto. Qual è la causa? Il problema del disastro economico, o il disastro economico è l'effetto di un'assenza di prospettive? Abbiamo avuto altri momenti nella vita della Repubblica Italiana e anche prima della Repubblica, in cui le difficoltà economiche erano persino peggiori di quelle di adesso, ma la fiducia, la speranza che qualcosa poteva modificarsi ha praticamente sovrastato le difficoltà di carattere materiale. E dunque noi abbiamo fatto tutti insieme un'opera straordinariamente importante, nella quale noi potremo ritrovare la speranza e potremo offrire la possibilità e la speranza ai ragazzi e alle ragazze che non devono guardarci in cagnesco perché noi siamo quelli della politica. E anzi, dobbiamo dire ai ragazzi e alle ragazze, anche fra qualche settimana, perché si voterà fra qualche settimana a Matera, di farsi carico della loro città, di mettersi in gioco, come si sono messi in gioco con i BB Games nel percorso di candidatura. Noi vogliamo chiamarli e noi dobbiamo chiamarli e dobbiamo interpellarli alla cittadinanza e a svolgere l'esercizio di cittadinanza fino in fondo. Questo lo dico naturalmente a prescindere dagli schieramenti. Tutti abbiamo il dovere che da questa operazione nasca la nuova classe dirigente di una città, di una regione, di un territorio. Non è una pratica. È qualcosa di profondamente importante per la nostra comunità. E dentro questa operazione poi vi sono gli elementi di grandissima innovazione, ancora una volta utilizzati come esempio, non come la risposta a tutti i problemi, perché noi la risposta a tutti i problemi non ce l'abbiamo. È stata assaltata all'arma bianca una bravissima professionista che si chiama Ilaria Dauria, perché ha scritto 3-4 punti provocatoriamente, ma quella c'ha ragione. Non è da qui che si risolve il nostro problema. Il nostro problema si risolve se da qui abbiamo imparato un metodo, una strada attraverso la quale, nella quale noi ci infiliamo e noi riusciamo a trovare le risposte. Noi le dobbiamo trovare le risposte e noi ce le dobbiamo dare queste risposte. Ed è una cosa straordinariamente importante ed è un lancio, permettetemi questo termine, che noi facciamo all'intero paese, che è affannato, piegato sui suoi problemi. Noi siamo di fronte ad una opportunità straordinariamente importante, perché vedete, molti di noi hanno avuto esperienze di formazione della cittadinanza, lo dico con questo termine, poi alcuni diremo della formazione politica, della formazione civica, eccetera. Ognuno come meglio gli aggrada, sono definizioni che ci stanno tutte bene. Dentro una fase in cui c'era, diciamo, una spinta che veniva alimentata da organismi vivi, questi organismi praticamente sono quasi scomparsi. E vedete, il fatto che ci sia qualcuno che riveste la rappresentanza democratica, come voi consiglieri comunali, e che si è messo sul groppone questa responsabilità, è una cosa di grandissima rilevanza, perché è un'operazione per certi aspetti di supplenza di quelle carenze, che non ha molti esempi in Italia. Uno dei motivi per i quali vinciamo, ed è stato detto, vedete, quando si concentra, quando Steve Green dice: il primo punto di rilevanza del progetto Matera è la partecipazione. Che significa la partecipazione?
che abbiamo fatto venire Rita Pavone sul palco e sono venute 50.000 persone. Mica è la partecipazione quella. Loro hanno avuto la netta sensazione, lo hanno avuto nel modo come abbiamo noi dichiarato le nostre intenzioni, e devo dire anche quella giornata fantastica del giorno 7 di ottobre, quando noi pretendemmo da noi stessi, e non era facile decidere di non utilizzare effetti speciali, di dire presentiamoci come siamo. Come siamo, e attenzione, come siamo noi non siamo, lo voglio sottolineare mille volte, non siamo dei miserabili. Noi ci siamo presentati come un grande, nobile popolo meridionale e siamo riusciti ad offrire alla Commissione un assaggio di quello che realmente siamo, senza superfetazioni, senza operazioni di finzione o di tecniche, come dire, artificiali. E ce l'hanno detto persino in commissione, quando tra l'altro ci siamo presentati quando si è aperta la porta per l'audizione. Ci siamo presentati con l'arpa di Viggiano, con un'arpista materana e 19 cassette in truciolato, molto ben fatte, che tra l'altro facevano pandan con l'arredo della, lo dico alle signore perché sono state anche attenti da questo punto di vista, con l'arredo della sala del Ministero dei Beni Culturali. Un'esperienza straordinariamente importante, non la voglio spiegare, ci vorrebbe troppo tempo. E a rispondere alle domande dei commissari c'erano alcuni materani, eravamo in 10, due di Potenza, alcuni non italiani, a cominciare un italo inglese come il direttore artistico Joseph Grimm. Uno spaccato, diciamo, plurale da tutti i punti di vista, per sottolineare quanto questa operazione non appartiene soltanto alla nostra città, che è stata l'altra arma stravincente dell'operazione. Quante volte abbiamo insistito, martellato su questo problema: noi abbiamo bisogno di unire tutta la regione e ben oltre. Hanno compreso che abbiamo a un certo punto dilagato, ed è stato un bene. Io penso, cercherò di chiudere in pochi minuti perché quando c'è un pegamento. Abbiamo deciso, allora si decise di puntare, come dire, quasi in maniera in controtendenza rispetto all'andamento generale, di scegliere il percorso. Adriano, quando sono stati? Allora, finisco nel giro di qualche minuto. Abbiamo puntato tutte le nostre carte sulla parola magica cultura. Anche questa è un'operazione esattamente agli antipodi di quello che della corrente, di dove va la corrente oggi, e agli antipodi anche di certe sottolineature che abbiamo avuto direttamente in mezzo a noi, che sembra che la cultura dovesse essere declinata, diciamo, nella forma del passatempo, cioè che quando non c'hai proprio più niente da fare ti puoi occupare di cultura. Abbiamo fatto uno sforzo collettivo di definizione della parola. L'abbiamo fatto insieme, non ci siamo affidati semplicemente alla pur facile riferimento che abbiamo anche fatto, no? Alla definizione che l'UNESCO, noi siamo città UNESCO, dà nel 2006 della cultura, che naturalmente raccoglie, raggruppa tutte le attività
umane, tutte le sensibilità che si mettono in moto. L'abbiamo fatto insieme, cioè abbiamo voluto dimostrare che attraverso questo sforzo culturale e puntando in maniera decisa al lavoro culturale è possibile cambiare ancora una volta il destino di questa nostra terra, come hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, che prima di tutto hanno fatto cultura per poter poi decidere lo svuotamento dei sassi, la costruzione di una nuova città e poi l'impegno straordinariamente importante della decisione di che cosa doveva, che fine doveva fare quel grandissimo patrimonio. Lì c'è uno sforzo culturale straordinario. Queste operazioni non si fanno senza la cultura. E noi abbiamo detto esattamente su quella stessa lunghezza d'onda ci dobbiamo mettere. E lo abbiamo detto offrendoci reciprocamente l'impegno che cultura doveva significare anche sviluppo, doveva fare rima e deve far rima con l'agricoltura, con l'industria, con i servizi, con il terziario, con la buona pratica urbanistica, con infrastrutture materiali e immateriali. Cioè, praticamente, mi viene da dire ragazzi, ragazzi, abbiamo parlato della nostra vita, altro che una pratica, abbiamo parlato della nostra vita e abbiamo parlato guardando in profondità, cercando di evitare di farsi appannare. Quante volte ce lo siamo detti davanti ai bambini, l'abbiamo detto tra noi adulti, dobbiamo fare lo sforzo di guardare avanti con lo sguardo limpido di un bambino di 10 anni che si deve, a cui dobbiamo chiedere che cosa ti aspetti, e noi su quello dobbiamo lavorare. E abbiamo praticato queste operazioni facendo gli esempi. Mi ha colpito molto il modo con il quale la Commissione vuole le risposte le vuole su due versanti: vuole sapere la teoria e vuole sapere la pratica, diciamo. Vuole che gli facciamo qualche esempio. E noi di esempi in questi 4 anni e mezzo ne abbiamo fatti a iosa. Li abbiamo fatti per noi, li abbiamo fatti nella città di Matera e fuori dalla città di Matera. Siamo andati dappertutto a portare esempi, a dire come vogliamo organizzare la nostra vita. E abbiamo detto che dobbiamo costruire i contenitori culturali, dobbiamo realizzare le operazioni sulle quali ci siamo concentrati, a cominciare dalla grande idea, così come l'ha voluta chiamare Joseph Grima, che gli inglesi l'hanno subito declinata in idea, il museo etnoantropologico, la scuola del design, le iniziative importanti che vanno sostenute. La notizia di queste ore me l'ha data Raffaello De Ruggeri, 2 giorni fa è stato firmato il decreto biministeriale per l'istituzione della Scuola Nazionale di Restauro, istituto la sezione distaccata di Matera, la prima al sud, la quarta in Italia, dell'Istituto Nazionale di Restauro, che praticamente noi nei prossimi giorni dobbiamo implementare per poter aprire l'anno accademico 2015-2016. Ancora una volta sta dentro l'operazione. Ancora una volta su quella, devo dire, lo voglio richiamare perché è un impegno che ci siamo assunti noi, ma ci siamo assunti insieme alla Regione. Devo ringraziare Pittella, il Presidente Pittella, che ci ha seguiti in questi mesi cercando di risolvere questo groviglio maledetto del patto di stabilità che grava su tutti gli investimenti che sono in corso in tutta la Regione praticamente. E ci siamo impegnati lì a finire i lavori e a realizzare e a mettere in piedi la scuola. Ma poi tutte le altre cose che abbiamo fatto, alcune iniziative simboliche ma che hanno messo piede e si sono radicate,
e che sono servite a farci dialogare con il resto del mondo. Penso a quanto è stata visionaria la nostra idea di parlare attraverso la radio 3 giorni all'anno con la festa di Radio 3, Mater Radio. Mi ha impressionato, l'altro giorno ci hanno festeggiato a Firenze il grande vignettista satirico Sergio Staino, era presente lì, io non lo sapevo, ma ho scoperto che Sergio Staino è originario di Stigliano, insieme al vice sindaco di Firenze, insieme a un consigliere regionale toscano, ha annunciato che l'anno prossimo ha accettato l'invito di Marino Sinibaldi di venire a Matera per recitare un pezzo che hanno inventato lui, Sergio Staino, Francesco Cuccini e Carlin Petrini, il presidente di Slow Food. Cioè siamo di fronte a un'attenzione che, queste adesso sono già diciamo le prime ricadute molto positive, ma questa operazione l'abbiamo cominciata 4 anni fa, qualcuno si è lamentato che la RAI sembrava facesse il tifo per noi, ma erano cose che abbiamo iniziato perché pensavamo che questo tipo di dialogo noi lo dovessimo fare, potevamo fare comparsate televisive, abbiamo deciso di parlare ad un target straordinariamente sensibile della cultura italiana ed europea attraverso il canale 3 della radio della RAI nazionale. Abbiamo dunque teorizzato alcune cose e abbiamo fatto gli esempi, i primi esempi. Ora a noi tocca naturalmente, in questa fase transitoria, parlo come consigliere comunale e come sindaco, tocca ai consiglieri comunali e al sindaco accompagnare nell'ultimo percorso prima delle elezioni e spingere in avanti perché si possano realizzare subito le prime sistemazioni. Noi dobbiamo passare armi e bagagli alla fondazione che questo Consiglio Comunale ha approvato all'inizio di settembre, e dobbiamo procedere sulla via maestra con una dotazione patrimoniale della fondazione e con l'impegno a realizzare il programma che abbiamo presentato. Io sono convinto che comunque vadano le cose, questa strada, come abbiamo descritto nel dossier, lo dicemmo nel primo dossier, concludo in questo modo. Nel primo dossier, nella presentazione, dicevamo che il programma culturale contenuto in queste pagine è frutto della crescita e della condivisione della nostra città e di un intero territorio, sarà comunque realizzato. Tornare indietro ormai è impossibile. Dicemmo un anno fa, esattamente un anno fa. Nella presentazione del secondo dossier noi abbiamo cominciato da lì, che tornare indietro è impossibile, diciamo nel secondo dossier, e che tutto quello che è stato messo in piedi è qualcosa di sorprendente per noi stessi politici e amministratori, ma diversamente da un tempo non abbiamo paura che la situazione ci sfugga di mano. Io per primo. Anzi, vogliamo che Matera e la Basilicata inventino e accolgano idee nuove, rischiose, aperte, come il futuro che abbiamo deciso di affrontare. Ecco perché possiamo solo andare avanti. Grazie. Grazie Sindaco. Invito Sua Eccellenza il Prefetto per il suo saluto, prego. Vi porgo anche i saluti del Presidente della Provincia, Francesco Di Giacomo, che è impossibilitato a partecipare, ma è delegato il consigliere Alba a rappresentarlo.
vuole dare questo? Ricordatevi che a Matera non funziona. Una volta funziona. Bene, sì, ecco, adesso sì, pare che si senta. Allora risaluto nuovamente, saluto il Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, a tutti i consiglieri comunali di Matera, parlamentari presenti e alle altre autorità. Prendo la parola semplicemente per ribadire, cosa che ho già fatto in un'altra occasione ufficiale, le congratulazioni e l'apprezzamento al Comune di Matera e a tutti coloro che con il Comune di Matera hanno concorso al conseguimento di questo importantissimo risultato, che non è solo di Matera, della Basilicata, ma dell'intero Mezzogiorno. E questo credo che sia un merito, però, che vada ascritto soprattutto al popolo materano, perché a cominciare dai suoi amministratori attuali e a quelli passati, so che queste idee, queste iniziative, come ha ricordato il Sindaco, nascono già da qualche anno, erano nate già da qualche anno, e quindi tutti hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Vi devo dire che eravamo nel dicembre del 2011 e quando il Consiglio dei Ministri deliberò la mia nomina a prefetto di Matera, io non conoscevo né la Basilicata né Matera, però ero commissario in un comune della provincia di Perugia e il giorno dopo apparve un articolo, non so come avessero ricollegato la cosa, nel quale si dava notizia di questa mia destinazione a Matera, e il giornalista umbro, la prima cosa che scrisse fu: il prefetto Pizzi viene destinato alla città dei Sassi, candidata come capitale della cultura europea per l'anno 2019. E così appresi di questa candidatura, e devo dire che poi, insomma, voi sapete che Perugia e Assisi sono state concorrenti con Matera, sconfitte da Matera, e qualcuno mi ha anche telefonato dicendo lei ci ha battuto. No, io non sono io che vi ho battuto, ma sono gli amministratori materani e i lucani che ci hanno saputo fare di più di voi, nonostante voi siate Perugia, Assisi, cioè, ovviamente era scherzoso il riferimento, ma questo vi dà il segno anche della stima, la considerazione e la notorietà che non solo la, chiamiamola vittoria, se così si può dire, della competizione ultima ha dato a Matera, ma già precedentemente Matera aveva. Quindi di nuovo congratulazioni a tutto il Consiglio Comunale che rappresenta la collettività materana e a tutti coloro che si sono impegnati in questo. Io ho visto negli ultimi quasi 3 anni di mia permanenza qui varie istituzioni, dalla provincia alla Camera di Commercio, alle associazioni culturali, la Scaletta, Zetema, eccetera, che tutti alla sovrintendenza hanno lavorato come un solo uomo. Non sempre questo riesce, perché non è facile poi amalgamare tutte le sensibilità e tutte le aspirazioni, e questo è un grande merito vostro, essere riusciti a fare che forse anche questo ha contribuito al successo finale. Grazie. Grazie eccellente. È iscritto a parlare il consigliere Tosto, prego consigliere. Presidente,
Sindaco, consiglieri, autorità, buonasera. Io ho un sapore strano questa sera perché sono agrodolce, nel senso che sono qui e non per fare il Pierino o per distrarre l'attenzione da questo clima da Brassogneu che mi rende solo felice, ma ho chiesto la parola perché io ho rappresentato, consegnando prima di questo consiglio, le lettere di dimissioni da consigliere comunale. Ma al di là della notizia, che credo potrà interessare molto poco, ma è il segno evidente di una mia personale valutazione che non incide assolutamente in quello che è il successo, il vantaggio che questa città tutta insieme, non solo questa città, è riuscita a raccogliere in questi lunghi anni. Ovviamente così a freddo, caro Presidente, non è semplice. Io mi sarei aspettato di fare questa dichiarazione in un consiglio riservato dove in altre occasioni abbiamo avuto altri esempi di dimissioni, sono state dimissioni fatte così un po' in famiglia perché sono scelte ponderate, misurate, che hanno comunque un senso e che devono essere prese per la loro realtà senza costruire film o fare chissà quale l'azione. Il contesto di questa serie, che è un contesto molto più ampio, è particolarmente, come devo dire, acre da questo punto di vista, perché può essere non frainteso, perché in questo consiglio ce ne siamo detti di tutti i colori in questi anni per raggiungere forse questo obiettivo, e quindi può sembrare come rompere l'incantesimo di una festa, quindi butto le mani avanti, ma lo voglio sottolineare perché non è questo il senso, non ha assolutamente questo gesto, non ha il valore o il dissapore di un dissenso nei confronti di chi che sia, è una scelta personale che credo potrà essere molto utile a questa città se viene fatta e spiegata con consapevolezza di quale può essere il futuro di questa città. Ma per arrivare a raccontare del futuro bisogna conoscere quello che è successo in questi anni, e vi chiederò pochissimi minuti, proverò a saltare alcuni pezzi, alcune battutine, io sono anche abbastanza ironico quando prendo la parola in questo consiglio. Ma era il 12 aprile del 2010 e a Ducci diventa sindaco col 50,3% e con 14.336 voti contro i 49,7% di un altro schieramento molto civico, esclusivamente civico, con 14.157 voti. Guardo il prefetto perché il prefetto dell'epoca era ovviamente interessato, era una sorta di controller di quella situazione, e ci furono momenti particolari che molti di noi ricordano e hanno stampato nella mente. Ci fu un andirivieni, un'altalena di notizie, informazioni, chi vince e chi perde, quindi come sempre succede in questi rush finali, ma alla fine la piazza era piena ed era rumorosa, per cui intervengono le forze dell'ordine, intervenne il prefetto. Io non ascoltai anche qualche consiglio delle forze dell'ordine, dell'allora questore, dell'allora prefetto, ma a testa bassa, prima che il sole tramontasse, chiamai a Duce e lo invitai a salire insieme con me in questo palco di questa piazza, che era rumorosa ed era anche pericolosa da molti punti di vista, almeno dal punto di vista della sicurezza. Chiaramente fu il segnale che mi autorizzava a dichiarare alla città che era importante, al di là delle posizioni e degli schieramenti, immaginare un percorso unito perché questa città cambiasse passo, perché questa città assumesse la consapevolezza, e quindi io mi offrì immediatamente al fianco di Adduce, perché sui grandi temi bisognava lavorare insieme, non bisognava essere divisi, perché la città aveva ritardi da decenni e per colmare questo ritardo era necessario le grandi cose che si potevano fare essere uniti per raggiungere un obiettivo. Le modalità poi si potevano
mediare lungo il corso, nella decisione, nell'elaborazione delle idee. E credo che quello fu un momento importante per questa città, perché di colpo la tensione si abbassò e io ero più ottimista, perché ero convinto che era possibile operare in questo senso. L'approccio non fu semplice, perché la convocazione del Consiglio Comunale dava dei ritardi alla convocazione, perché si giocava fino all'ultimo minuto, questo strano gioco che si fa tra le amministrazioni che vincono da coalizioni, perché ovviamente bisogna immaginare una squadra che poi deve gestire una città, quindi viene eletto un sindaco, il sindaco deve fare la sua giunta, ci devono essere gli accordi politici. E l'ancora attuale presidente, che è diventato presidente frutto di questo accordo politico, fu un accordo laboriosissimo, cioè non potevamo riunire il Consiglio Comunale, non ci potevamo insediare, perché non c'era un indirizzo comune a raggiungere questo obiettivo. E quello fu il primo segno di una falsa partenza, perché quella forza civica che per un pelo non aveva fatto raggiungere questa città un risultato diverso, probabilmente aveva allora ragione per dire: questo sistema che porta alla elezione di un sindaco con una coalizione è un déjà vu, è una cosa già passata. E quindi è stato già quel periodo una partenza lenta, una partenza col freno a mano. Poi è avvenuto il dissenso palese. Ci sono stati due momenti iniziali di questa amministrazione dove ho manifestato sempre il mio dissenso. Io ho sempre detto in tutte le situazioni, in tutte le salse, in tutti i modi, che bisognava partire dal cuore del problema di questa città, che era immaginare immediatamente il piano strategico, perché una città senza un piano strategico non va da nessuna parte. E prego a Citto di non andare via, si siede qui, perché lo devo citare fra due minuti, sì, ti devo citare. E dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dal punto di vista che dovrebbe essere un metodo fondante di ogni azione di buon governo e di buone pratiche, bisogna avere un piano strategico per capire dove si vuole arrivare e cosa si vuole fare, perché una città abbia una direzione da cogliere insieme. E il ribaltamento della logica, che prima del piano strategico dobbiamo fare i piani attuativi, è una logica che non mi ha mai visto d'accordo. Io ho questo mio dissenso, l'ho raccontato in tutte le salse, in tutti i luoghi, qui ci sono tutti i testimoni che possono sempre ricordare questo punto, che per me era nevralgico e lo è ancora oggi. Devo dire che la città invece, quel primo percorso, si è orientata ad andare verso una strada totalmente diversa. Non è stato vero, non è stata mantenuta la promessa del non consumo del suolo, e si è parlato solo di cemento, quindi questa città è stata aggredita sotto la spinta di quei gruppi che hanno interesse a far crescere una città solo da quel punto di vista. Io mi sono opposto per quanto ho potuto, ma la logica dei numeri è stata diversa in ogni occasione. Lo dico per ricordare che le buone pratiche partono sempre da un piano strategico, come è stato strategico il dossier che ci ha portato a questo punto. Quindi per questo faccio riferimento a quel momento storico di questa città. Ma anche il dissenso, e quindi cito a cito, è nato nel momento in cui, e lo dico a Salvatore, che chiamo Salvatore, non chiamo il sindaco a Duce, per cui il rapporto è di comune intenti nel raggiungere questi obiettivi che si sono portati a casa fino ad oggi, e che noi abbiamo sostenuto insieme, io e Saverio Acito, la necessità di portare all'interno del comitato di materia 2019 Emilio Nicola Buccico, che ci sembrava un gesto importante per questa città, per il sindaco che aveva portato avanti per primo l'idea di materia 2019, e ci sembrava un gesto di apertura a quell'unità che era l'obiettivo necessario per poter raggiungere dei risultati e per poter vincere. E in quell'occasione anche io, insieme a Severo Cito, siamo stati sconfitti, perché questo non è avvenuto, e ci dispiace, perché probabilmente non sarebbe cambiato l'esito di questo successo, ma sarebbe cambiato il sentiment, visto che gli mancava a Salvatore la parola in inglese, per
raggiungere con serenità gli obiettivi che oggi noi abbiamo colto. Poi si avvicinava la data di presentazione del primo dossier e quindi bisognava lavorare per un anno e mezzo, bisognava costruire il comitato, bisognava costruire questa squadra, e questa squadra era stata preparata, ma credo, e io sostengo sempre la tesi, che bisognava rendere consapevoli i cittadini, perché un obiettivo di questo tipo, senza la consapevolezza dei cittadini, sarebbe stata sicuramente una sconfitta. E quindi c'era il problema di come informare, dialogare, far partecipare, e quindi tutte le azioni che si sono fatte, dove è stato potuto, si è potuto partecipare nell'elaborazione del primo dossier, lo sforzo è stato sempre quello di portare dentro elementi che aprissero la città. L'assessore dell'epoca, Giordano, che vede e che cito, è testimone con me di questo sforzo che noi abbiamo fatto tutti uniti, credo anche il Consiglio Comunale, nel raggiungere questo obiettivo. Obiettivo difficilissimo, perché questa è una città non facile, bisogna saperla leggere, bisogna intenderla. E come questa città e tutto il suo territorio, un po' diffidente, un po' lento, un po' che non crede, un po' che chiede e non vuol dare, e ha delle particolarità, e quindi bisogna essere sapienti nel mettere tutti insieme in questo grande sogno che era partecipare a una gara che ovviamente non ci vedeva favoriti secondo il sentimento degli altri, ma chi è materano e ha lavorato da sempre per il bene di questa città sapeva perfettamente che non c'era storia per nessuno. E mi spiace che oggi non c'è uno che ha gestito questa fase importante della storia della città, a cui è stata affidata la sorte della città, che è Paolo Verri. Sta arrivando, poi lo ricordiamo, non posso fermarmi, lo ricorderete voi, perché a 3 mesi dalla presentazione del primo dossier io dissi a Paolo Verri: se non ci sbattono fuori al primo turno non ce n'è per nessuno, perché era evidente che gli elementi che c'erano già dentro nel primo dossier, che io invito a leggere, su un claim comune che era insieme, e questo insieme è stato il claim che ha fatto vincere la capitale europea della cultura con Lega Nostra nel 2019 della Bulgaria, che ha vinto sul claim insieme. Noi l'abbiamo adottato nel primo dossier, e quando eravamo in riunione spesso, una sera con Salvatore, con il nostro presidente, facevamo una sorta di brainstorming di che cosa mancava nel primo dossier, ci fu un attimo di gelo, perché in effetti c'era questa preoccupazione, era una mia personale preoccupazione: in questo dossier non si legge la gioia. Il concetto di gioia, che è un concetto di felicità non individuale ma di felicità collettiva, nel dossier non veniva fuori, però è stato presentato con questo intento. Abbiamo superato, come se fosse la sceneggiatura di un film incredibile, che nasce da una storia scritta con sapienza. Noi siamo state l'ultima città declamata nella lettura delle città candidate al secondo turno. È la palpitazione che ci ha preso tutti quanti, in un luogo scavato per giunta, dove non potevamo guardare le stelle per alzare gli occhi al cielo e dire: ma che sta succedendo, perché avevamo il tufo. Ma quando abbiamo sentito tutti quanti come ultima città il nome di Matera, c'è stato un abbraccio collettivo, abbiamo pianto, ci siamo abbracciati, e molti in quel momento hanno percepito nel loro intimo che la vittoria era possibile. Quindi bisognava fare un ultimo sforzo, ed era importante, perché per raggiungere questo obiettivo era necessario conservare la consegna del silenzio. Che è arrivato Paolo, si è apparso. Cos'è la consegna? Ti ho citato, mi sono permesso di confidare una nostra confidenza, poi te la faccio. La consegna del silenzio è una consegna difficile,
perché bisognava tenere unita la città e non ci potevamo più scannare in un consiglio comunale sulle piccole beghe, sui numeri, sui bilanci che dovevano essere ovviamente riaggiornati rispetto alla previsione, rispetto al consuntivo. E quel gioco delle parti che in tutti i consigli giustamente viene svolto come funzione di controllo necessariamente aveva bisogno di un silenziatore, cosa che è avvenuto, che è stato mal interpretato, qualcuno l'ha interpretato male, malissimo, qualcuno mi ha detto per strada: ma tu ti sei inciuciato con Adduce. Ma come mi sono inciuciato? Io non mi sono inciuciato con nessuno. Era semplicemente, ma molti ne parlavamo, ne parliamo sempre, ne abbiamo sempre parlato con tutti con grande trasparenza, ma era la condizione necessaria per portare tutti quanti a raggiungere questo risultato. E questo risultato non è stato facile raggiungere, perché sono stati 10 mesi tra il primo e il secondo dossier, difficilissimi, perché la consapevolezza non si manifestava con spontaneità, era una cosa tenuta nella pancia, c'era un'idea, c'era un sogno, ma non diventava un sogno collettivo. Solo verso maggio-giugno di quest'anno, con l'apertura di grandi cose immaginate sull'intera regione, il coinvolgimento dei comuni vicini, piccole azioni simboliche che partivano dai fiori di un balcone a un pane infinito che veniva portato su un carretto in piazza. Cioè, ci sono state tutta una serie di azioni, che devo dire, molto dirette, molto popolari, molto coinvolgenti, che hanno però prodotto un grandissimo risultato, cioè la consapevolezza che questo sogno non era forse più un sogno, ma era una realtà da cogliere, e che bisognava combattere fino alla fine per raggiungerlo, questo risultato. Questo risultato si è raggiunto alle ore 17:50 del 17. Tutti quanti siamo stati, abbiamo visto le mani che scrivevano su questo benedetto iPad la parola materia, ma non ci volevamo credere. C'è stata un'esplosione collettiva. Abbiamo, chi non ha ricevuto un sms di un parente lontano, di un amico lontano, di un compagno di viaggio, di un successo che non era nemmeno immaginato fuori? Tutti, chi ne ha avuto di più, chi ne ha avuto di meno, chi se l'è scritto lui stesso pur di partecipare, cioè c'è stato di tutto. E questo è il grande successo di un fenomeno collettivo che senza un'azione predeterminata si è potuto realizzare. Ovviamente, ho fatto tutto questo excursus semplicemente per dire che in quel momento io ho sentito esaurito il mio compito. Cioè, non ho più trovato una motivazione per continuare dall'interno di questa assise, che è nobile, questo processo che ora diventa difficilissimo, perché il futuro è ancora più difficile della designazione, o meglio, della short list. E non ti lascio, ma assolutamente. Non mi trovi in questi banchi, ma mi troverai fuori, non avere paura, non abbandono, assolutamente. Per questo lo dico con serenità. No, assolutamente no. Se vuoi farmi una domanda, mi scrivi e ti do una risposta, ma non me lo chiedere così, perché non ti rispondo. Però mi dai un passaggio per dire maesia. E ho apprezzato molto Adduce quando ha detto: questa è una scuola per il futuro, per le nuove generazioni. Ma solo un pazzo può pensare di autocandidarsi, di presentarsi con una vecchia modalità, le regole dei partiti, facciamo le primarie, questo tocca a me, questo tocca a te, io faccio l'assessore. Ma di che cosa stai parlando? Parlate di un mondo che non c'è più. Ma non voglio imitare la voce di Grillo, perché questo così Grillo le dice. No, lo voglio dire con la mia voce. Questo mondo non c'è più. Dobbiamo prenderne coscienza, e questa città deve, dalle sue viscere, dalla sua pancia, tirare fuori questo gruppo di persone, questo gruppo di pionieri, di persone per bene, che amano la città, che devono avere anche la pazienza di mettersi intorno a un tavolo, per trovare la forma, per trovare il metodo, per individuare
la persona che ha le caratteristiche giuste per condurre questa città verso un futuro che non conosciamo. E per fare questo bisogna purtroppo avere coraggio, determinazione, staccare il cordone ombelicale dalle appartenenze, perché sennò non si va da nessuna parte, e immaginare un modello probabilmente totalmente innovativo che possa forse un giorno diventare ad esempio anche da altre realtà. Non ci dobbiamo inventare nulla. Abbiamo il vantaggio di avere ormai sul petto non solo una spilletta, ma un incarico. E che tipo di vergogna possiamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti se non saremo in grado di raggiungere appieno l'obiettivo di Capitale Europea 2019? Non me ne frega un tubo del 2019. Noi siamo Matera capitale, e lo voglio dire perché lo siamo già capitale capitale della civiltà contadina, siamo già una città capitale definita dall'UNESCO, siamo città capitale europea 2019, ma rimarremo nel tempo, nel futuro, una capitale solo se ce lo meriteremo. E non può essere un uomo, non può essere una donna, deve essere un gruppo che insieme decide le strategie di questa città, che ne sappia vedere l'obiettivo e in modo concorde raggiungerlo, con un programma. Con, per fortuna dico oggi che non c'è il piano strategico, perché è il momento di farlo ora il piano strategico, se non vogliamo perdere questo treno. E dobbiamo essere anche capaci a difenderci dagli assalti che arriveranno, non del buon altamurano che viene perché capisce che c'è un'occasione di investimento, o del buon imprenditore di Potenza, o del buon imprenditore di Casoria che può venire qua, non me ne frega niente della sua appartenenza o della sua collocazione geografica. Voglio evitare che arrivino i furbi dal nord o dalla Sicilia o dall'estero, solo perché qui passa un treno e qualcuno deve cogliere il suo bottino. Non ce n'è per nessuno, non è possibile. No, passa un treno carico d'oro, un treno immaginario, non... passa pure la littorina se necessario, però ci può stare l'oro dentro. Ecco perché il mio è un gesto non di guerra ma di pace, non ho nessun dissenso, spiego ai giornalisti che non facessero il titolo "Tosto si dimette perché si candida a sindaco", è bugia, vi devo sbugiardare se lo scrivete, fate un danno, voi state un pezzo, anzi siccome i giornalisti non hanno colpa, diciamoci la verità, loro fanno il pezzo, poi c'è un pazzo da un'altra parte che per vendere una copia in più si inventa un titolo, poi uno va dentro e non trova niente, ma pazienza, è il gioco dell'editore, è il gioco di questo mestieraccio, però è così. E allora non prestiamo il fianco e facciamo il mestiere anche dei comunicatori con maggiore responsabilità. Lo dico ovviamente alle testate giornalistiche, lo dico alle testate televisive, lo dico in casa mia probabilmente, che oggi ci vuole una consapevolezza, una responsabilità nuova, diversa, su uno spirito che ci deve portare al futuro. Il futuro che non è di pochi, ma è di molti, non dobbiamo essere gelosi. Che vuole quello oggi che si presenta? Non vuole niente, vuole partecipare. Ma se facciamo le barriere, facciamo i muri, facciamo un danno alla città. Con questo spirito io lascio con orgoglio i miei colleghi, saluto tutti quelli che lavorano nell'amministrazione comunale, tutte le autorità se necessario, ma prego tutti di cambiare modo di essere, tutti quanti insieme, guardando a un domani che sia solo nell'interesse della città. Grazie, scusatemi se mi è sembrato di disturbare una festa. Grazie. Grazie consigliere Tosto. Passo la parola ora al direttore del Comitato Matera 2019, Paolo Verri. Prego. Prego Paolo. Non so veramente cosa dire. Per la prima volta sono totalmente senza parole. Sono un po' emozionato questa volta, e grazie dell'invito, grazie di questo consiglio comunale aperto. Io purtroppo nelle ultime settimane sono stato un po' malaticcio,
credo di aver introiettato troppi sassi, di essere stato troppo a Matera, di aver portato i sassi, adesso ce li ho qui dietro che circolano, anche se pare non in forma molto condensata, ma molto insomma, frammentata. Quello che è successo credo che abbia soltanto una piccola precisazione da fare, che credo che sia una precisazione. che non era da dare per scontato quello che è accaduto. Io credo che per troppo tempo si è pensato che potesse essere un gioco da ragazzi, una cosa semplice, ma ancora insomma, dobbiamo continuare a spiegare, soprattutto a livello nazionale, che quello che è accaduto non è accaduto in quanto ci siamo presentati a un concorso di bellezza. E questo credo che sia anche una consapevolezza che dobbiamo cominciare a portarci più direttamente dentro noi. Si è vinto, credo, perché si è stati dietro a delle regole. Cioè, si è capito bene quali fossero le regole del gioco. Non credo che sia ancora arrivata Rossella Tarantino, che anche lei non stava tanto bene e mi ha detto che sarebbe intervenuta anche un po' all'ultimo, ma credo che dobbiamo una grande gratitudine a questa vostra concittadina per tutto quello che ha fatto e perché ci ha sempre richiamato, a tutti noi che abbiamo lavorato con lei, alle regole di questo concorso, che sono delle regole molto precise e che dicono sostanzialmente che i due parametri rispetto ai quali si è giudicati sono due parametri che credo che ormai conosciate bene, quello di città e cittadini e quello di dimensione europea, che hanno la massima attenzione da parte della commissione giudicatrice. Da quello che sappiamo, lo sapremo presto con molta chiarezza, diciamo così, in maniera formale, nel senso che presto riceveremo la nota, noi e tutte le altre 5 città candidate, sulle motivazioni del perché si è preferita Matera alle altre 5 città candidate e anche quali sono i valori che abbiamo da condividere con le altre 5 città candidate nel percorso di Italia 2019 che intendiamo costruire insieme da qui ai prossimi 5 anni, anche insieme al Ministero per i Beni e l'Attività Culturale e il Turismo e il Governo, e su questo vorrei poi dire qualcosa di specifico, ma informalmente sappiamo che siamo entrati all'orale abbastanza tutti appaiati. Non c'era una situazione di prevalenza. Noi tutti riteniamo di aver fatto una bellissima figura nella visita, nel giorno della visita dei commissari, ma vi assicuro che il momento della visita non è stato ancora niente affatto dirimente, perché i tre commissari che sono intervenuti non se la sono sentita di attribuire a 7 ore di visita, come è logico se ci pensate, ed è una regola che non si sono dati loro, ma che loro hanno subito come elemento distintivo. Certo, hanno raccontato che cosa hanno visto e cosa hanno provato, ed alcune città hanno avuto una cittadinanza molto più vicina e molto più affettuosa e molto più partecipe di altri. Però altrettanto è accaduto a Ravenna, altrettanto è accaduto a Siena, un po' meno per come hanno fatto la presentazione, è accaduto a Perugia e a Cagliari, egualmente a noi è accaduto a Lecce. Eppure sappiamo che per esempio Lecce alla fine non ha preso nessun voto da parte dei 13 giurati. 7 voti a Matera, 3 voti a Ravenna, 3 voti a Siena.
Quindi l'orale ha avuto un grande valore, il momento del colloquio diretto, la risposta alle domande, e soprattutto sappiamo che ha avuto un valore enorme la presentazione di queste 19 scatole realizzate dall'Associazione Culturale Potentina della Luna al Guinzaglio, che abbiamo portato dentro la commissione d'esame, che vedrete per la prima volta, spero con grande attenzione, lunedì pomeriggio a Palazzo Lanfranchi, prima della festa, perché sarà l'occasione in cui le mostreremo anche al ministro Franceschini e poi le lasceremo lì in mostra per tutta la cittadinanza, perché questi 19 oggetti, che sono 19 oggetti molto semplici, che contengono degli elementi di recupero e che provengono da degli oggetti di cittadinanza diffusa, hanno dimostrato che eravamo in grado in pochi minuti di realizzare qualcosa di profondamente vero e di profondamente artistico a disposizione di un pubblico anche molto esperto come quello della commissione giudicatrice. Dico queste cose perché si è vinto con la cultura, si è vinto con la capacità di accettare la sfida, si è vinto anche e soprattutto con la capacità di stupire, di meravigliare e di coinvolgere fino alla fine la commissione d'esame. Perché il dossier di candidatura che avete tra le mani, peraltro, esattamente come la visita, risponde inequivocabilmente a delle regole, e anche in questo i giurati sanno che si può scrivere delle cose, diciamo così, anche molto copiate, anche molto uguali a quelle che sono nei dossier precedenti, perché ormai c'è una lunghissima letteratura, ci sono tantissimi esperti che lavorano a livello europeo su questi temi. E quindi l'orale ha avuto un momento determinante. Io sono uscito dall'orale, lo testimoniano, credo, delle immagini, delle riprese proprio di TRM, molto negativo, forse eccessivamente negativo, eccessivamente severo, soprattutto nei confronti di me stesso, perché ero convinto che avessimo sbagliato due risposte. Ero convinto che non avessimo risposto al meglio né alla domanda: va bene, ma se avete già preparato tutte queste cose qua, a cosa vi serve diventare capitale europea della cultura? E anche una seconda domanda, un po' più banale, però per me molto importante, perché coglieva il tema che vorrei anche sottoporre alla vostra attenzione qui questa sera: ma che cosa avete esattamente da dire dei cittadini europei? Perché un cittadino europeo, questa fu la domanda esatta, che sta a Londra nel febbraio del 2019, sceglie di venire a Matera anziché andare in Grecia per le sue vacanze estive? Qual è il valore aggiunto che avete da dare a questa cosa? Qual è l'elemento in più, no? Che cosa, qual è appunto quello che gli esperti di marketing chiamano la unique selling proposition, la USP che voi avete da mettere sul tavolo? E noi a queste due risposte abbiamo risposto, ma non con la precisione, la profondità e forse neanche la schiettezza che dovevamo avere. Abbiamo un po' girato intorno. E dato che sono due domande fondamentali della commissione, io sono uscito con l'idea che l'orale, un po' come l'anno scorso, dove eravamo entrati con uno straordinario dossier di candidatura, molto innovativo, non fosse andato così bene. Per fortuna ho avuto torto, però vi assicuro che non era un fattore scaramanti quello di pensare che potevamo tranquillamente perdere. Credo che un altro fattore di assoluta forza sia stato quello, e ringrazio molto la Regione Basilicata, ringrazio il consigliere Cifarelli che ci ha aiutato in quest'opera molto, molto importante, credo determinante per la vittoria, ringrazio molto il presidente Pitella per metterlo agli atti questo ringraziamento, anche se ovviamente gliel'ho fatto di persona sia pubblicamente che privatamente, glielo rifaremo sicuramente nella giornata di lunedì alla presenza del ministro. La capacità di scegliere
una via dalla quale non si può più tornare indietro, facendo la fondazione, ma non soltanto facendo la fondazione, ma apportando anche delle risorse in maniera incontrovertibile. Questo credo che sia stato il secondo grande elemento. E come vedete sono tutti e due elementi fattuali. Il fatto di essere in grado di produrre un contenuto culturale lì e di farglielo toccare con mano, e il fatto di costituire uno strumento per portare avanti quelle politiche e di averlo a prescindere dal risultato. Nessun'altra città ha avuto questo strumento. E Lecce, che ha voluto portare il presidente della regione Puglia per dire che anche loro l'avrebbero fatto nel caso in cui avessero vinto, ha fatto un grave errore, perché ha attestato una debolezza e ha portato in commissione una cosa che ai commissari non interessa, quello di sentire la politica parlare, scusate se lo dico in quest'aula. Io devo ringraziare straordinariamente il sindaco, perché il sindaco, ubbidiente alle parole di Bob Palmer, ha parlato un minuto su 60 dell'orale, ha dato il benvenuto, ha spiegato quali era stata l'operazione di delega nei confronti del direttore della direzione artistica e ha detto: noi della politica ci siamo messi al servizio del comitato, ci siamo fidati del lavoro dei tecnici. E credo che questo sia una cosa che abbiamo dimostrato anche proprio quando è arrivata la commissione la mattina, e non li abbiamo accolti come è stato fatto a Ravenna con tutta la politica a far perdere tempo ai commissari che volevano sapere in che luogo fossero. Il presidente della regione e il sindaco hanno accolto i commissari proprio all'inizio della strada che porta al Belvedere e gli hanno detto: benvenuti, adesso vi potete sbizzarrire, guardate che cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Quindi è stata premiata la concretezza, una cosa per il quale ringrazio anche gli amici del web team, i volontari, i primi volontari che sono diventati la base della comunità che ha lavorato alla candidatura, che hanno infatti non a caso stampato una maglietta che ha come parole tra il dire, il fare, la differenza e il fare. Allora, io perché, e mi scuso con il Presidente del Consiglio Comunale, l'amica Brunella Massenzo, ho detto non so tanto cosa dire, perché adesso più che mai so cosa dobbiamo fare. Poche chiacchiere, poche discussioni. Io mi permetto di dire quello che ho già detto a Pino Quarto, che mi ha intervistato l'altro giorno, che cosa penso che ci sia da fare. Non bisogna fare come si fa di solito col carro della Bruna. Non bisogna strazzare il prodotto capitale europeo della cultura, non bisogna saltare sul carro, non c'è bisogno che ciascuno ne prenda un pezzo, lasciamolo intatto, lasciatelo intatto, non saltate sul carro. È una tradizione secolare che va lasciata alla festa, che ne determina un elemento simbolico e permanente. Non è un'azione della quotidianità, non tutti i giorni si salta sul carro, si salta una volta all'anno per dimostrare che quella è un'azione simbolica collettiva, come si gioca a calcio per dimostrare che si possono evitare le guerre. Io ve lo dico con la consueta sincerità, ringrazio Angelo Cutugno, glielo ho scritto, non l'ho letto subito Angelo, la tua proposta, perché stavo veramente male, stavo vomitando in bagno per tutto quel giorno e quella notte. No? Quindi io ringrazio tantissimo, e lo farà anche Joseph Grima, che arriva domenica sera, lo farà pubblicamente lunedì, per la proposta che per noi è uno straordinario onore, per me in particolar modo, che mi sento già totalmente cittadino materano, no? Se posso diventarlo veramente, per me è una roba meravigliosa. Ma diciamo così, detto ciò, ve lo dico come al solito col cuore, con la schiettezza che mi contraddistingue. Adesso è già passato un mese, la cosa che bisogna fare è coordinarsi. Nella prima parte del lavoro io sempre ho detto che il comitato non si occupava di una serie di cose,
non si occupava della promozione, non si occupava della programmazione, non si occupava di trovare risorse aggiuntive. Adesso vi dico che è esattamente tutto il contrario. L'ho detto al Presidente della Regione un anno fa, il 30 dicembre, con delle slide molto precise, che tengo preziose, che se vogliamo fare bene il nostro dovere di capitale europea della cultura, ci deve essere un coordinamento con la PT, ci deve essere un coordinamento con Sviluppo Basilicata, ci deve essere un coordinamento con Basilicata Innovazione, ci deve essere un coordinamento forte con tutte quelle che sono le politiche della mobilità e della sanità. E vi dico di più, avendo a testimone il sindaco che mi ha già sentito dirlo, questa cosa non la facciamo per la Basilicata, la facciamo per l'Italia e chiediamo più che i soldi al governo, perché non sono i soldi che principalmente ci servono, ma una cabina di regia governativa sulle tipologie di politiche che vogliamo sviluppare in questa regione in occasione del 2019, che devono essere politiche contrarie a quelle che si è fatto nel mezzogiorno fino ad oggi, che sono politiche in cui c'è la devolution vera, dove l'intervento dei privati è vero. Non c'è più Angelo Tosto, lui, io non ho sentito lui, lui non sentirà me, io so cosa lui ha detto, spero che lui sappia cosa dico io. Spero che le sue dimissioni siano forti, perché ribadiscono l'intervento forte dei privati in quello che è il futuro di questo territorio. Vogliono dire che non ci deve essere nessuna intersezione forte se non quella di una politica forte fra pubblico e privato per il futuro di questo, di questa regione e di questo paese. Non si possono più fare le politiche con i fondi pubblici principalmente. La macchina pubblica deve essere più trasparente e più veloce, meno burocratica e meno interventista. Nei primi due anni di lavoro il dossier di candidatura, se lo leggete, prevede esattamente questo, cioè la formazione di addetti ai lavori, in particolare nella macchina pubblica, nel comune di Matera, dentro gli enti intermedi, nella regione Basilicata, capace a fare velocemente quel che non si è fatto finora. Negli ultimi due anni abbiamo promesso soldi alle associazioni culturali che non sono arrivati, e non si può dare colpa alle associazioni culturali che non li hanno presi, perché le associazioni culturali hanno addirittura fatto fideiussioni con le loro personali proprietà per fare le loro politiche culturali, e se non sono state in grado di completare bene i fogli, diciamo così, per prendere quei soldi, non è colpa delle associazioni culturali. Bisogna che la macchina della regione Basilicata sui fondi sia più trasparente, più veloce, più efficace, perché se non riusciamo a fare questo, allora, come vedete, a me del successo me ne importa solo come strumento. Non mi importa niente del risultato ottenuto, se quel risultato ottenuto adesso lo facciamo a pezzetti e ciascuno dice che è stato bravo lui a farne un pezzo, non ce ne può fregare di meno. Questo è un'occasione unica per immaginarsi un ruolo di leader nel sud d'Italia ed Europa rispetto a un'opportunità di sviluppo che si chiama insieme interlocale e digitale. Vi faccio un esempio. Una vecchia battuta di Cocchi e Renati, cioè, mi ha fatto l'esempio e mia moglie è rimasta incinta, non era quello l'esempio. Allora, il 24 novembre si terrà un importante appuntamento in Basilicata che si chiama GOM Basilicata, fatto dall'associazione Wikitalia. Saremo la seconda regione dopo il Friuli Venezia Giulia a lavorare sulla digitalizzazione completa del nostro territorio. In tutti i 131 comuni della Basilicata si lavorerà a tal fine. Abbiamo due possibilità di fare questo appuntamento, lo faremo comunque bene. Però possiamo farlo per noi e dentro noi, guardandoci allo specchio dicendo che bravi che siamo, lo facciamo così? Oppure dirci sinceramente che in realtà, per quanti forti sforzi stiamo facendo, siamo ancora molto indietro, che come ha scritto Riccardo Luna, col quale ero ieri a Roma proprio a parlare di queste cose all'Assemblea Nazionale dei Giovani Coldiretti a Palazzo Rospigliosi, abbiamo tantissimo margine di crescita, e di nuovo questo margine di crescita non deriva da più soldi pubblici ma da più libertà al privato di attivarsi, e che questa cosa la dobbiamo mettere subito nelle politiche europee e di trovare immediatamente le nostre città partner.
che devono essere città come, no, come noi, sparse in tutta Europa, in tutti i corners, come li chiama il nostro amico Grima, no? In quei luoghi in cui ci sono gli stessi nostri problemi, ma dove per la maggior parte li hanno già risolti in anticipo e da un'estrema povertà si è definita un'estrema ricchezza. Questa è la cultura che vogliamo applicare. Ha questo un legame molto forte con le tradizioni di Rossi Doria, delle tradizioni di Olivetti, delle tradizioni di Carlo Levi, eccetera, eccetera. No? No, non ce l'ha. Dimentichiamocelo quel passato glorioso. Facciamone ammenda di quel passato glorioso. Lasciamolo sullo sfondo quel passato glorioso. È un passato meraviglioso, è passato. Non ha più niente da darci se non l'esempio di straordinari uomini che si rimboccavano le maniche per il loro territorio. Punto. Punto. Usiamo questo tempo per definire un futuro per i prossimi 25 anni, un futuro che non conosciamo. Il rapporto Gartner sull'innovazione definisce, ne abbiamo letto finalmente sui giornali, io l'ho già provveduto a citarlo dentro il dossier di candidatura prima che lo consegnassimo l'8 settembre, ma nelle scorse due settimane finalmente il rapporto Gartner, che è uno dei più importanti rapporti sull'innovazione al mondo, è diventato di dominio pubblico e del dibattito pubblico, e ne avete sentito parlare adesso su tutto il tema dell'intervento dei robot nella vita quotidiana del lavoro. Comporterà un cambiamento straordinario, ancora molto più forte di quello che è accaduto negli ultimi 20 anni. Siamo solo all'inizio di quello che è la relazione fra le tecnologie, il digitale e la vita quotidiana. Siamo solo all'inizio a cercare di capire quante ore esattamente lavoreremo per fare che cosa. Non c'è più niente del paradigma, non soltanto dell'inizio del Novecento, ma neanche della fine del Novecento. Questa è la sfida di capitale europea della cultura, di essere d'anticipo per i prossimi 25 anni. Non quella di discutere se e come la politica debba intervenire rispetto ai progetti culturali. Guardate, sono proprio posizioni di retroguardia. Se noi pensiamo che sia questo minimamente l'azione che dobbiamo cogliere o dalla quale partire per capitale europea della cultura, no? Sarà un titolo che non vale niente. Se invece francescanamente ci spoglieremo dai nostri ruoli, in questo assumo un paragone con quello di Angelo Tosco, indipendentemente dagli essere consiglieri comunali, come molto tempo ho discusso con Angelo Cutugno, benevolmente come lui sa, indipendentemente dal proprio ruolo prescrittivo, ma invece non indipendentemente dal nostro ruolo volontaristico rispetto allo sviluppo, del guardare molto lontano per sapere che cosa c'è da fare domani mattina, anzi già ieri sera, perché quel molto lontano arriva con estrema velocità, io sono molto preoccupato, perché sono due settimane malato, in buona sostanza, e ho già perso un mese di lavoro. Mi scuseranno i consiglieri comunali, sono incazzato come una bestia, perché essere stato a letto mi ha fatto star male, non perché stavo male, ma per quello che non riuscivo a fare in quel momento. No? Allora, questa cosa, dico, cioè, siamo stati nominati, ci abbiamo sostanzialmente 60 mesi di lavoro, 60 mesi di lavoro, in realtà ne abbiamo veramente 36 mesi di lavoro, e già, no, mi sono già fumato un quarantesimo del lavoro disponibile. Quindi, poche chiacchiere, ne ho fatte troppe, scusatemi, un invito a tutti alla straordinaria collaborazione, a non fare cordate per saltare sul carro, che è di tutti, deve rimanere di tutti, e che ancora una volta, attenzione bene, noi non ci abbiamo la responsabilità soltanto nei confronti di noi stessi e della nostra comunità, quello è poco, abbiamo responsabilità nei confronti della comunità italiana ed europea, cioè ci guarda in questo momento non il cittadino materano che può essere contento o non contento di quello che stiamo facendo per la sua città, ma ci guarda il cittadino finlandese, tedesco, polacco, spagnolo, che dice: ma cosa stanno facendo lì che serve all'Europa?
ci guarda il cittadino di Ravenna, di Siena, di Lecce, di Perugia, di Cagliari, che dice: adesso hanno loro il titolo, devono rendere conto del fatto di essere stati selezionati al posto nostro. E la nostra risposta è fortemente inclusiva. Non è ve la faremo vedere noi, ma è venite con noi a farlo. Apriamo di più le nostre open future, quello significa lavorare con tutte le città d'Europa, con tutte le città d'Italia, con tutte le tipologie di opportunità che ci sono per costruire il futuro. Il futuro è veramente aperto. Siamo noi che abbiamo la chance di non chiudergli la porta in faccia. Aiutiamoci tutti a tenere questa porta sempre bene spalancata. Grazie. Grazie direttore Verdi. Onorevole Liuzzi per l'intervento, prego. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito che ho accettato ben volentieri di essere qui per questo avvenimento molto, molto importante. Quindi vi ringrazio anche perché credo che questo sia uno dei primi interventi del Movimento 5 Stelle qui in comune, si spera uno dei tanti. Dunque, io rappresento una forza che qui a Matera sin dal europee, sin dalle politiche di un anno fa, è diciamo una delle prime. Abbiamo preso il 30%, poi il 24%, poi il 27% all'ultima europea. Quindi siamo una forza politica che ha diverso consenso qui nella città. Io mi sento di rappresentarla qui in questo momento perché la nostra è una forza politica dal basso. Dal basso significa che non usiamo finanziamenti pubblici, dal basso significa che non abbiamo nomine dirette da una struttura organizzativa che è quella di un partito, dal basso significa anche essere tra i cittadini e sentire quali sono le loro esigenze. Quindi ci siamo espressi su Matera 2019, Capitale 2019, in diversi modi, sia in Consiglio regionale e sia anche in diverse occasioni. Io credo che questa sia per noi un'opportunità, una grossissima opportunità, e credo che Matera debba anche prendere posizioni forti, perché adesso è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo in questo momento una responsabilità unica, e se abbiamo fatto degli errori e delle superficialità in passato, io spero che queste non si ripetano, a partire dalla trasparenza, a partire dal coinvolgimento e la partecipazione di associazioni, a partire anche dal coinvolgimento di movimenti politici che in questo momento non sono in Consiglio Comunale come il Movimento 5 Stelle, ma che avrebbe avuto il piacere, come ce l'ho io in questo momento, e l'opportunità anche di partecipare prima della vittoria di Matera, come già accaduto anche in altre città come Lecce, anche come Ravenna. Ecco, il punto a cui io voglio arrivare è che io mi aspetto che una città come Matera e questo Consiglio Comunale prenda anche delle posizioni forti in quanto capitale della cultura, prenda anche delle posizioni forti riguardo al petrolio, perché è impossibile coniugare le due cose. Se vogliamo essere capitale della cultura lo dobbiamo essere completamente. E anche allo stesso tempo dalle fonti di attualità ci viene detto che Matera è al penultimo posto per quanto riguarda gli edifici scolastici. Anche in questo caso io mi aspetto che una città come questa debba immediatamente prendere delle forti prese di posizione anche nei confronti del governo regionale. E mi aspetto anche che nel prossimo futuro davvero noi potremmo essere una spinta culturale soprattutto
per anche le altre città e per i dintorni di questa regione. Credo che la partecipazione vada cercata anche in questo senso e mi spiace che ci siano pochi cittadini oggi qui presenti, a parte le istituzioni, poiché sarebbe stato anche bello un confronto di questo tipo, confronto che tra l'altro c'è stato durante la vittoria e che ci sarà sicuramente in seguito, mi auguro. Quindi ora si fa sul serio, e se, ripeto, sono avvenuti degli errori in passato, questi errori non devono più avvenire, perché è vero, siamo sotto gli occhi di tutti, siamo sotto gli occhi dell'Europa, siamo sotto gli occhi dell'Italia, siamo sotto gli occhi di tutti i cittadini che hanno portato, materani, che hanno portato a questa vittoria, perché io credo che questa, la vittoria di Matera, sia da imputare soprattutto ai cittadini, perché io in questi mesi ho visto soprattutto loro, ho visto i loro occhi, ho visto la loro voglia di rivalsa in questi ultimi mesi e ci credevano davvero nonostante magari la loro condizione lavorativa, nonostante il loro poco interesse per le questioni politiche e o la loro disillusione, ci credevano davvero. Io credo che questo abbia visto la commissione quando è venuta qui in Basilicata e quando è venuta qui a Matera, abbia visto nei loro occhi la voglia di rivalsa. E quindi io, anche se purtroppo ci sono pochi cittadini oggi presenti, io ringrazio soprattutto loro, perché è assolutamente merito loro se noi oggi siamo qui a festeggiare una vittoria così importante, e soprattutto merito loro perché i cittadini materani hanno avuto questa grossissima voglia di rivalsa, hanno voluto e preso questo titolo, e nessun movimento partito deve salire su questa grandissima vittoria che è di Matera. Quindi ci saranno sicuramente altre occasioni per convergere anche su politiche future, ci saranno anche altre occasioni qui in Consiglio Comunale, perché ci si appresta a delle elezioni ormai qui a Matera. Ci saranno altre occasioni anche per ampliare quella partecipazione, che purtroppo devo sottolineare, perché è anche detta a diverse associazioni, non c'è stata completamente. Quindi mettiamo ok da parte il futuro, mettiamo da parte un attimo il passato, ma io spero che gli errori che sono stati fatti non si ripetano più, e spero soprattutto che ai cittadini di Matera venga dato il merito di questa vittoria. Non mi dilungo, perché sono sicura che anche altri come me hanno voglia di fare interventi oggi in questa sede. Grazie onorevole. Grazie. Consigliere Pedicini. Grazie Presidente. Io volevo riportare un po' il discorso a quello che era questa giornata festosa, questo ritorno a discorsi molto più leggeri, anche se il dispiacere della perdita del consigliere Tosto, dispiacere per la perdita politica, ci pone, ho detto dispiacere, non ho detto scomparsa, per carità, anzi teniamo alla sua salute. Ma avremo modo poi di affrontare i temi politici sulla questione in altri consigli comunali. Credo che il risultato ci rende fieri ed orgogliosi per lo straordinario successo della città. L'orgoglio che noi accogliamo con particolare soddisfazione. Oggi, dopo 5 anni da quel 2009, perché la nostra visione di un programma politico che puntava sulla cultura è attuato. L'aver posto la prima pietra con la presentazione della candidatura ci conferma che la nostra era una visione giusta. Soddisfazione immensa ripongo per quanto fatto in questi giorni nel portare a termine il progetto. Per me, che ho avuto l'onore, e per credo tutti i consiglieri del mio gruppo che erano consiglieri anche
nella precedente consiliatura, dicevo, per me che ho avuto l'onore di votare ogni delibera della passata e presente consiliatura, è fonte di ulteriore vanto osservare che un progetto così grande ed ambizioso è stato portato a compimento con la candidatura di Matera a capitale europea della cultura. Non è stato semplice, la città ha riposto con efficacia, questo è il sapore di un risultato che assume un gusto speciale. Questa città merita di essere una città migliore, merita Matera di avere un posto migliore nelle città europee e dovrà affrontare a breve una campagna elettorale dura e competitiva. Il mio augurio è quello di continuare ad andare avanti, è quello della speranza che chiunque si appresti a governare questa città sappia distinguere il valore dell'eredità lasciata. Grazie. 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 Consigliere Pedici, invito elettronico. Prego, onorevole. Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e tutta la platea che qui è rappresentata, dal prefetto ai colleghi parlamentari, ai consiglieri regionali, a tanti cittadini rappresentativi di realtà. Io ho aderito all'invito del Sindaco, del Presidente del Consiglio, perché sono del parere, brevemente, che questa occasione, come è stato detto dai più, è un'occasione più che un traguardo, una sfida, un'occasione che non era scontata che accadesse, ma che riconosce un valore, un potenziale straordinario che questa città, per ammissione di tutti, da più tempo ha, una vocazione straordinaria, millenaria, internazionale, che evoca tanti fattori. Io credo che nelle valutazioni della Commissione abbia giocato proprio questa scommessa sul futuro, sul futuro di Matera, sul futuro del Mezzogiorno o, se volete, sul futuro dei Mezzogiorni. La Comunità Europea, prima ancora, l'Unione Europea, dopo, nascono con la vocazione della coesione e quindi è una sfida dell'Europa nei riguardi di tutte le periferie d'Europa, di tutte le realtà che vivono una arretratezza culturale, sociale, infrastrutturale, economica. E si scommette proprio in queste aree e sulle loro potenzialità, sul protagonismo delle comunità e dei territori. Io credo che chi ha preparato il dossier, chi ci ha creduto, dall'amministrazione Buccico, dicevamo prima, Cito, mi ricordo all'epoca quando si fece la competizione che ha eletto poi l'amico Adduce a sindaco, noi facemmo nel programma questa idea della vocazione di Matera, capitale della cultura, e ricordo che i governanti dell'epoca, i rappresentanti del governo dell'epoca, furono chiamati da noi a sottoscrivere un impegno che, qualora ci fosse stata questa circostanza, avrebbero favorito questa vocazione, ma nessuno vuole prendersi meriti perché è tempo perso. Qui c'è una sfida che riguarda tutti e io mi auguro che anche la futura competizione, diciamo, amministrativa sia abbia anche la cifra di questa nuova tensione morale che la città, ovviamente, non solo la città, la regione, il suo territorio devono recuperare, ma partire dalla città, perché queste sfide siano tenute presenti. Quindi sono sicuro che si sarà tutti in grado di mettere le risorse di cui disponiamo a favore di questo progetto, perché tutte le nostre criticità, e ci sono ovviamente, le guardiamo davanti, per questo non ci dobbiamo sentire orgogliosi, ci dobbiamo sentire sfidati. Tutte le criticità che abbiamo davanti, cominciando da quelle infrastrutturali, quelle sociali, a quelle produttive, siano messe in un nuovo piano di sviluppo della nostra realtà regionale, della nostra realtà territoriale. E io credo che questo anche è il momento di una nuova pianificazione
è il momento di utilizzare bene le risorse di cui disponiamo a livello regionale, finalizzandole ad un progetto straordinario che non sia appunto elitario, ma che sia percepito e vissuto a livello sociale. E io mi auguro pure, lo si diceva prima, in fondo ha vinto anche una modalità, un protagonismo che è stato, diciamo, socialmente vissuto, ha dato i tratti di un coinvolgimento. Io mi auguro che anche questo, che assieme alla fondazione che istituzionalmente si doveva fare per ragioni di ordine giuridico, nascano anche soggetti collettivi, portatori di interessi, che concorrano a costruire un modello di sviluppo di questa comunità. Ce lo dobbiamo augurare che questa sia un'occasione per attrarre soggetti che facciano sviluppo per il nostro territorio. L'Europa è una sfida, lo diciamo in questo momento, è una sfida, lo diciamo nel momento forse più critico di questo progetto europeo. Matera può essere un'occasione per dimostrare, come è stato per altre città, che questo disegno europeo non è una visione, non è neppure una costrizione, ma è una grande opportunità se i popoli si concepiscono come una comunità e mettono a valore la loro storia, il loro passato, naturalmente nella prospettiva non del rimpianto ma del futuro. Io per la mia piccola parte ovviamente dichiaro al Consiglio Comunale, al Sindaco, alle autorità qui presenti la disponibilità del Parlamento per la parte che potrà fare, perché questa occasione sia un'occasione di costruzione collettiva, di coinvolgimento, di sfida se volete reciproca per fare un passo in avanti. E sono d'accordo con voi che questo non è il tempo della sfiducia o della ribellione, è il tempo della speranza. Grazie. Grazie onorevole. Prego consigliere Cotugno. Grazie Presidente, saluto gli ospiti, insomma, le autorità, i consiglieri regionali, tutti, perché siamo in consiglio comunale e stiamo discutendo in consiglio comunale della designazione di Matera capitale europea della cultura nel 2019. Quindi assumo la discussione che stiamo facendo qui questa sera come un momento importante, solenne, perché lo facciamo qui e lo facciamo alla presenza del prefetto, di parlamentari, di consiglieri regionali, e quindi credo che di voler dare un valore al momento e alla discussione. Perché questo rimane non solo adesso per le cose che ci siamo detti, la relazione che ha fatto il sindaco, l'intervento che ha fatto Verri, le motivazioni che Angelo Tosto, sulle quali dirò qualcosa, motivando le sue dimissioni da consigliere, e anche le argomentazioni che hanno dato tutti nel, diciamo, riconoscere in qualche modo un tratto che ha caratterizzato questo risultato importante, che come veniva detto, e quindi diciamo, citerò solo per introdurre il mio breve intervento, non è, diciamo, un traguardo che abbiamo raggiunto. Cioè noi in questo momento abbiamo avuto l'onore, il piacere, il riconoscimento dovuto a mille ragioni, ognuno potrà portarne, diciamo, qualcuna. Abbiamo avuto il riconoscimento di essere per il 2019 capitale europea della cultura. Rappresenteremo l'Italia insieme alla Bulgaria in questo momento importante. Ovviamente è un punto di partenza, e le ragioni del punto di partenza venivano descritte, stavo dicendo, dal punto di vista tecnico, da Verri, ma Verri non ha fatto un intervento tecnico, cioè Verri ha fatto un intervento politico, per quanto lui poi, diciamo, l'argomento politico lo mette da parte, cioè fa il tecnico, fa un intervento politico, la politica la mette da parte dicendo alla politica fatevi un po' i fatti vostri, perché la riassumo
non lo dico io il senso, oppure lo rispiegherà lui. Sì, ho capito. Vabbè, io può darsi che abbia ragione, però mi piaceva, diciamo, mi piace mettere in evidenza come l'intervento di Verri, diciamo, direttore del comitato, che ha dato un contributo straordinario a questo percorso dal punto di vista metodologico, dal punto di vista dell'impostazione, diciamo, appare come un intervento tecnico, ma di fatto traccia e traduce dal punto di vista politico il dossier, la strategia, gli obiettivi che abbiamo davanti per questa città, per questa regione, addirittura, diciamo, per una sfera ancora più ampia che è la relazione con l'Europa, con tutte le altre città. Quindi, diciamo, un profilo straordinariamente importante. E poi elenca alcune questioni altrettanto straordinariamente importanti che fanno leva, a partire dalla digitalizzazione, a partire dalla relazione più stretta con tutto il resto. Quindi è una cosa che andrebbe e andrà necessariamente approfondita. Ovviamente io sono partito dicendo che questa è una discussione solenne che facciamo qui in Consiglio Comunale, facciamo alla presenza del prefetto, dei parlamentari, dei sindaci, dei consiglieri regionali, perché voglio ancora continuare a credere, a dare valore al ruolo della politica in questo dibattito che facciamo qui e rispetto al ruolo che dobbiamo avere nel futuro per la candidatura. Quindi va benissimo, diciamo, la relazione, l'impostazione, il supporto ingegneristico, fantasioso, wiki, che da parte di tutti, ma io continuo, diciamo, a usare il gettone nell'iPhone e a credere nel ruolo straordinario che la politica deve avere nella relazione con queste cose che dobbiamo fare. Non lo dico in contraddizione alla cosa che diceva Verri, ma semplicemente per riaffermare, diciamo, un principio al quale credo che chi sta qui dovrebbe essere un po' affezionato e attento. Ma vado ad alcune questioni, perché voglio stare al merito delle cose che ci siamo detti e da cui dobbiamo partire. È un'occasione straordinaria. Vorrei ricordare, credo che interverrà l'ex sindaco Acito, l'ingegnere Acito, dopo che si è prenotato, e voglio partire da che cosa? Citando l'ingegner Saverio Acito. Noi nel 93 abbiamo avuto il riconoscimento a patrimonio dell'umanità, cioè la città di Matera, ovvero i Sassi e l'altopiano della Muggia, ha avuto questo straordinario riconoscimento. Dal 1993 Matera è questo. E lo siamo dal 93, credo che lo saremo per sempre se riusciamo a garantire, a mantenere quel modello, quel... Ecco, apro una parentesi. Perché, secondo me, la Commissione ha detto sì a Matera? Perché la Commissione, quando ha letto il primo dossier, il secondo, è venuta qui, ha avuto le relazioni che ha avuto con il comitato, col sindaco, con la città, con i cittadini, si è fatta prendere dai cinque sensi. La testa, gli occhi, il naso, la gola, l'udito. E quindi ha avuto la possibilità di vedere, diciamo, un paesaggio straordinario, unico. Ha avuto la possibilità di sentire gli odori della Murgia. Ha avuto la possibilità di, diciamo, assaporare, diciamo, il gusto di questo territorio. Ha avuto la possibilità di, diciamo, sentire anche il silenzio dei Sassi. Io credo che questo sia uno degli elementi unici che appartiene a noi, no? Che appartiene a noi, quando dico noi parlo dal punto di vista di una comunità, di una collettività, di una regione, per quanto piccola, per quanto, diciamo, e qui l'ho già detto una volta, ha fatto bene il sindaco a rimarcare, diciamo, questo nostro spesso dilemma di essere lagnosi, che non dobbiamo esserlo. Siccome faremo la discussione in Consiglio Comunale la prossima volta su come, diciamo, procedere rispetto al dossier, mi mantengo su alcuni elementi per lasciare anche spazio agli interventi successivi. Noi dobbiamo nel prossimo Consiglio discutere dello Sblocca Italia e di come il Consiglio Comunale, questo e il prossimo, deve affrontare, diciamo,
il tema delle cose da fare. Diceva Verri, abbiamo 60 mesi, poi si è corretto, sono 48, forse sono 36, ma io voglio mettere in evidenza che cosa? A pagina 96 del dossier, nell'allegato 1 dell'accordo di programma fatto con la Regione, ci sono una serie di cose che non sono solo quelle tracciate, diciamo, descritte nel primo e nel secondo dossier, ma sono una serie di interventi materiali, immateriali, in parte derivanti, diciamo, dai fondi strutturali, in parte derivanti da risorse già inserite in precedenza. Sono una quantità enorme di soldi lì elencati, di interventi che danno la possibilità a questa regione, a questa città, di cambiare volto. L'allegato 1 dell'accordo di programma sottoscritto con la Regione ha anche qui un insieme di titoli e un insieme di richiami ad attività qui un po' più collegata al tema della candidatura, che dovremmo sviluppare. Ecco, io credo che qui c'è la relazione straordinaria, indispensabile, di chi ha lavorato, di chi continuerà a lavorare su questo dal punto di vista metodologico, dell'impostazione, degli indirizzi, delle cose da fare, e c'è, diciamo, una parte che è la politica, che non deve essere vissuta come un intralcio, perché io sono d'accordo, no? O come un freno, anzi, io sono assolutamente d'accordo. Io credo che noi in 3 anni dobbiamo riuscire a fare tutto quello che abbiamo fatto, che c'è scritto lì, e dobbiamo dimostrare, diciamo, che siamo anche capaci a non commettere gli errori che abbiamo fatto in tutto questo lungo periodo, dove non abbiamo fatto nulla delle cose che abbiamo detto. E adesso in 3 anni dobbiamo fare una marea di cose che sono 4 volte quelle che abbiamo eventualmente descritto prima. Allora, questa ovviamente è la sfida, ma questa sfida la si vince con le nuove generazioni, la si vince con i saperi, la si vince con la capacità di uscire dalle filiere, dalle lobby, dalle pressioni, la si vince identificando esattamente un percorso di trasparenza e di partecipazione in questo percorso. Se siamo capaci non a dirlo questo, ma a farlo, forse, forse ci riusciremo. Grazie. Grazie consigliere Cotugno. Invito l'onorevole Antezza. Prego onorevole. Intanto grazie al sindaco, al consiglio comunale per questo invito, anch'io le autorità, consentitemi, e tutti i cittadini che sono venuti, consentitemi anche. Intanto di esprimere questa sera in questa assise la mia gioia, la mia soddisfazione che non ho potuto condividere fisicamente la sera del 17 per gli impegni parlamentari, ma voglio dire questa sera che intanto questo risultato è stato sicuramente il risultato virtuoso di partecipazione dal basso, quindi un risultato di un lavoro collettivo. È un risultato che appartiene a questa città, alla comunità tutta di Basilicata, io dico anche al nostro Mezzogiorno. Devo dire che è stato un evento epocale, insomma, che in qualche modo un sogno, io dico, sul quale abbiamo scommesso, che abbiamo inseguito, un progetto sul quale abbiamo scommesso, e oggi abbiamo una grande responsabilità. Questa sfida che ci viene consegnata è una sfida che vede, come è stato anche detto da chi mi ha preceduta, i riflettori puntati su di noi, di tutto il mondo, non soltanto della Basilicata, del Mezzogiorno o del nostro paese. E devo dire che quindi accanto a questo onore, a questo orgoglio, c'è anche una responsabilità che in qualche modo ci viene consegnata. Io penso che la comunità di Matera, i cittadini di Matera, la società, le istituzioni, la società vitale di questa nostra regione saprà essere all'altezza di questa sfida e cogliere questa opportunità per aprirsi all'Europa, per confrontarsi con i cittadini d'Europa e anche per dare un contributo nella costruzione dell'identità e di una politica culturale comune europea.
e soprattutto Matera ha anche un'altra responsabilità, di essere, diciamo, capofila di una rete di città rinnovate per portare, diciamo, a livello internazionale quello che è il peso del nostro paese nel contesto culturale europeo. E proprio perché questa designazione può essere anche di stimolo al Mezzogiorno, Matera ha anche questa responsabilità di responsabilità verso il Mezzogiorno per indicare modalità e contenuti di un convincente e innovativo modello di politiche culturali, che devono avere, diciamo, al centro il tema dello sviluppo, perché come dice anche e ha detto il ministro Franceschini, la cultura, i beni culturali sono ossigeno per la mente, per l'anima, ma anche per l'economia. E allora io dico anche che da questo punto di vista questo risultato sicuramente è stato anche il frutto, diciamo, di un eccellente lavoro di marketing territoriale, ma anche capitalizzato quella che è la, diciamo, 60 anni almeno di storia di questa città nella produzione culturale. Matera è sempre rappresentato, quel satellite, quel pianeta, naturale di attrazione per artisti, antropologi, architetti, poeti, scrittori, cineasti, che con la comunità hanno, diciamo, costituito anche una classe dirigente di qualità e hanno messo in campo quelle filiere di produzione culturale proprio dall'intreccio tra i diversi anche generi artistici, arte, artigianato, fotografia, cinematografia e così via. E allora io penso che anche questa città, che ha, musei, che ha contenitori culturali, che ha anche, strutture turistiche di qualità, deve però, cogliere questa opportunità per una svolta, per ripensarsi anche in un orizzonte internazionale. E allora questo significa che, come diceva il direttore Verri, in questo momento abbiamo questa responsabilità di passare, alla fase, io penso che al centro del pensiero e dell'azione politica ci deve essere il tema del fare, il tema dei contenuti, il tema dell'appunto attuazione, che richiede un impegno, un lavoro quotidiano che chiama ciascuno di noi alle nostre responsabilità. Così come penso anche che nello stesso tempo dobbiamo guardare, al nostro paesaggio culturale, dobbiamo guardare al nostro paesaggio e pensare anche che, guardando anche la sua delicatezza, pensare, a come quel patrimonio noi lo recuperiamo, e pensando che non ci sono solo i sassi e l'altopiano mulgico, ma c'è anche una periferia della città che va recuperata. Io penso che questa può essere un'occasione per sperimentare nuovi linguaggi artistici, mettere alla prova anche i nostri tecnici, le nostre imprese da questo punto di vista. Così come penso che anche i nostri musei, per esempio, devono essere messi in rete, e che lo stesso museo etnodemoantropologico deve essere realizzato, può rappresentare l'asset, il museo della madre della città, nella sua però, io penso, versione originale, strutturato sul suo ambito territoriale, dove narrare quella che è la storia millenaria di una civiltà rupestre che in quei luoghi ha trovato terreno fertile e ha dato un grande contributo sociale e culturale. Così come penso che, da questo punto di vista, vorrei anche dare un messaggio ai nostri imprenditori: fatevi tentare dalla bellezza, perché in qualche modo rappresenta uno stimolo di intrapresa negli uomini,
investite nella valorizzazione e nella gestione del nostro straordinario patrimonio dell'umanità, e ci sono gli strumenti per farlo, perché proprio su questo versante il governo, il ministro Franceschini si è speso con il decreto cultura, che prevede strumenti come quello della leva fiscale che va proprio in questa direzione. Però credo che da questo punto di vista la politica, come dire, ha anche un suo, diciamo, compito, quello di tornare ad essere progettualità, ad elevare la qualità della progettazione culturale per renderla fattibile, per renderla credibile, per renderla attrattiva e riscuotere, diciamo, la fiducia dei privati, perché i privati devono diventare, come diceva Paolo Verri, devono diventare gli alfieri di quel partenariato pubblico-privato nella gestione delle industrie culturali e creative del nostro territorio e della nostra produzione culturale. E allora mi avvio alle conclusioni per dire che non solo dobbiamo elevare la qualità della, diciamo, produzione culturale, però dobbiamo anche non dimenticarci che Matera, diciamo, oggi è capitale europea della cultura, ma Matera è anche la città dei diritti umani, della pace dei diritti umani, e Matera in questo percorso non può non tenere conto di questo, non può non tener conto anche delle strategie di Europa 2020 che puntano, diciamo, a uno sviluppo intelligente e anche inclusivo, e da questo punto di vista non possiamo non guardare alle nostre giovani generazioni, ai bambini e le bambine, e quindi che sono, diciamo, il futuro ma sono anche il nostro presente, e da qui, diciamo, pensare a, anche a una giusta cultura dell'infanzia che non è fatta soltanto di buone leggi o di buona amministrazione, ma che richiede buona politica, che richiede una giusta cultura dell'infanzia che mira appunto anche a mettere in campo dei processi che portano a quell'inclusione sociale, quindi a, come dire, focalizzare l'attenzione anche su quella che può essere, diciamo, la povertà, che innanzitutto povertà anche infantile, che innanzitutto povertà educativa, oltre che, diciamo, rischio di esclusione sociale. Io credo che questo deve stare all'interno del nostro progetto e in questa sfida culturale. Chiudo dicendo quindi che abbiamo di fronte a noi, come dire, una sfida enorme che richiede intelligenza, che richiede lungimiranza, che richiede anche in avanti della coscienza civica, che richiede anche, come dire, una prova di internazionalizzazione innanzitutto mentale prima che culturale, e che richiede di valorizzare tutti i contributi, tutte le intelligenze, tutte le energie, tutte le genialità, perché è una partita che, diciamo, nella quale tutti devono poter giocare, dare il proprio contributo. E chiudo dicendo però quello che ho detto in premessa, che mi sento in dovere questa sera di ringraziare coloro che, diciamo, hanno costruito anche questo percorso, non solo oggi ma anche ieri, ai nostri contadini, a coloro, ai nostri poeti, ai nostri scrittori, ai nostri antropologi, ai nostri architetti, che, come dire, alle istituzioni, a coloro che hanno amato questa città e hanno anche, diciamo, disegnato un percorso di riscatto per questa città, e quindi a loro vorrei dedicare anche questo risultato e esprimere il mio ringraziamento e la mia gratitudine. Grazie ancora, Sindaco. Grazie onorevole Antezza. Io ho altri 4 interventi iscritti e credo che se ci atteniamo ai tempi che abbiamo avuto fino ad ora riusciamo a chiudere anche in tempi brevi. Quindi c'è il consigliere Manicone, poi c'è l'ingegnere Acito, il consigliere Alba e il capogruppo del PD in consiglio regionale, Roberto Cifarelli. Prego, consigliere Manicone. Allora, buonasera a tutti. Come consigliere. Saluto naturalmente il sindaco, il dottor Verri,
gli assessori, gli ospiti naturalmente, i miei colleghi consiglieri, no, e tutti i cittadini presenti, anche Salvatore che è il, diciamo, il promotore di quest'idea con un manipolo di ragazzi qualche anno fa. Ora, naturalmente non volevo fare un discorso come quello che mi accingo a fare, però il dottor Verri ha la capacità di stimolare, diciamo, le persone positivamente, dottor Verri, no? Come naturalmente noi ringraziamo lui e il suo staff, perché grazie al loro prezioso lavoro, no, hanno portato Matera a questo bellissimo risultato. Io credo che, diciamo, attuare il dossier, avevo appuntato giusto qualcosa, è un'impresa enorme, più grande di noi, e lo riconosciamo. Ci vuole umiltà, 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 e ci vuole lavoro, condivisione, metodo, trasparenza e priorità di interventi. No, non dobbiamo sprecare, diciamo, l'occasione della vita, ho scritto così ora. Dobbiamo dimostrare prima a noi stessi e poi all'Europa che un altro sud è possibile, no? Naturalmente sono molto emozionato stasera, perché ho ancora negli occhi, nelle orecchie, quell'urlo del 17 ottobre. Io ero in mezzo alla gente e lì volevo stare, perché abbracciarmi con chi era intorno a me è stato il regalo più bello, no? Il regalo più bello, no? Non sono d'accordo con Paolo Verri quando dice, perché ho seguito tutto il percorso, no? E lui lo sa bene, dal primo dossier dove i consiglieri hanno dato i contributi, al secondo, il lavoro eccezionale dal mio punto di vista che è stato fatto soprattutto alla fine, no? Lì secondo me non si è sbagliato nulla, no. Però è fondamentale, non sono d'accordo con lui quando dice che le sei città sono arrivate pari quel giorno del colloquio, che quel colloquio naturalmente di gente preparata e determinata che ci ha rappresentato bene quel giorno, le scatole che hanno aperto erano degli scrigni dove ogni scatola rappresentava qualcosa di importante, culturale, e rappresentata da degli oggetti, che vedremo prossimamente. Però per me la vittoria è soprattutto di questo popolo, di questa capacità che ha avuto questo popolo, dalle radici che ha questo popolo e dalla bellezza di questa terra. E io, diciamo, dedico ai miei concittadini e al dottor Verri questa cosa, il perché per me Matera è diventata capitale europea della cultura. Ripeto, a prescindere dal lavoro straordinario che è stato fatto da lei, dottor Verri. Allora, Basilicata, terra di mezzo, Matera, meravigliosa creatura. La Basilicata è la terra dei due mari, di monti, di fiumi e colline, scrigno di una natura distruggente bellezza, dove fieri rapaci sorvegliano dall'alto piccole case incastonate sulla cima del monte e tra gli aridi calanchi di argilla, arsi al sole, icona di civiltà contadina più volte narrata, abitata da uomini di altre terre, incuriositi e poi rapiti dal paesaggio e dalla semplicità della vita della gente, di un mondo senza tempo. È la terra dei paesaggi mozzafiato, dei pini loricati innevati, della luce del sole che ti scalda il cuore, del profumo delle erbe e dei fiori che ti inebriano e ti stordiscono, della sera quando lo sguardo incantato si alza verso il cielo stellato. È la terra dei lucani, che hanno dovuto per necessità essere migranti, uomini e donne, che hanno percorso le strade del mondo con dignità, semplicità e fierezza,
caratteristica di questa gente, che oggi vuole e deve essere protagonista del suo presente e del suo futuro, consapevole e custode del passato. È la terra di un popolo a cui spesso non è attribuito un futuro, dottor Verri, che percepisce di sentirsi smembrata e indebolita giorno per giorno in un costante stilicidio di soppressione e sottrazioni di risorse che non hanno solo il petrolio in prima fila, ma risorse come l'acqua, l'ambiente, il patrimonio culturale e rupestre e non per ultimo il patrimonio umano. È la terra di Matera, dei sassi e dell'altipiano murgico, narrata infinite volte, specchio della questione meridionale, paradigma del mezzogiorno d'Italia, comunità, laboratorio di urbanistica di olivettiana memoria, città incompiuta, dei mille sguardi che non si incontrano, luogo di cultura negata, sguardo verso le terre d'Otranto di cui è stata capitale, porta d'Oriente, città nuova, contraddizione, limite e difetto della recente storia urbanistica, laboratorio di culture senza infrastrutture, che prova a proporsi come modello di sviluppo per una comunità più vasta, modello di sostenibilità ambientale proiettato verso il futuro, custode di un patrimonio collettivo di beni materiali e immateriali. È la terra di mezzo al Mediterraneo, che ha l'ambizione di essere modello di riscatto del Sud Europa, porta del Sud del mondo, sfida che obbliga il suo non essere comunità ad un impegno corale e condiviso. Questo per me, per questo ha vinto Matera. Grazie consigliere Manicone. Invito l'ingegnere Acito a venire qui per il suo intervento. No, il microfono mi ha detto che è uguale a quello che hai usato tu come altezza. Io sono costretto ad alzarlo un po'. Volevo anch'io cominciare ringraziando per l'invito che mi è stato rivolto e per le tante accitazioni che ci sono state qui questa sera. Spero tutte con un buon sentimento e non tanto per mettere un po' di acidità nelle questioni. Anzi, avevo chiesto al sindaco quando Fernet hai distribuito subito dopo la candidatura, o meglio, il riconoscimento di Matera a essere capitale europea della cultura, perché un po' di fegato qualcuno ce l'ha rimesso e ora che ha recuperato dopo un mese serenità di giudizio spero che si metta a lavorare così come io intendo continuare a fare per questa mia città. E qui dichiaro ancora una volta la totale disponibilità a mettere a disposizione per quello che umilmente posso fare per questa città che, come vedete, non rappresento con un simbolo, ma rappresento col mio cuore. Volevo dire due cose e mi metto in interlocuzione anch'io con il dottor Verri, che avrei avuto il piacere di conoscere e frequentare di più durante la elaborazione del documento e dei dossier. Ma la colpa è mia, ovviamente, se non ci sono stati questi incontri. Questa, dottor Verri, pure in un momento di particolare, questa non è una cazzo di città. A me ha dato molto fastidio. E la nostra non è una cazzo di regione. Questa è una città che va amata. E che noi abbiamo amato. Abbiamo amato noi materani e hanno amato tutti quelli che sono venuti a Matera e che hanno concorso con i materani a far sì che lei potesse fare un dossier che ha meritato il riconoscimento della candidatura. Perché lui poteva fare il miglior dossier di questo mondo, ma se non ci fosse stata la città di Matera ad essere proposta, probabilmente la sua fatica, il suo lavoro preziosissimo, per la quale la ringrazio, non avrebbe avuto lo stesso risultato. Due, e l'ho già detto con la prima osservazione, senza questa comunità, senza questa città, e vorrei ricordare a me stesso e agli altri amici, io da ex consigliere, che tutta la città, tutto il territorio, mi auguro che sia vero che tutta la provincia, tutta la regione, così come sono, costituiscono oggetto della
proposta a capitale europea. Non solo i Sassi, non solo l'Altopiano Murgico. Quindi con tutti i limiti, i difetti, perché non siamo una città ideale, siamo una città reale, dove si sbaglia. E vorrei pregare il sindaco di non scoraggiarsi, no? Per gli attacchi che a noi sono sempre stati riservati, mi riferisco alla categoria dei sindaci, quelli attuali e quelli passati. Quindi parlo anche a nome di Minieri, mi ha detto se non parli anche a nome mio non ti voto. Non potrà votarmi perché non sono candidato, però mi ha fatto piacere questa disponibilità. Noi abbiamo l'esigenza, caro Salvatore, di ricordarci che è la storia che dobbiamo aspettare, non la cronaca, rispetto alle cose che facciamo. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare. Per cui lo sforzo che è stato fatto in questo periodo, non so quanti mesi, con chi, ma che hanno portato un risultato incredibile per questa città, solo qualche decennio fa inimmaginabile, ma che ha preso piede quando la legge sui Sassi ha dato responsabilità all'amministrazione comunale e la politica si è dimostrata all'altezza del compito. Siamo nell'86, nell'88 abbiamo approvato il primo programma biennale e quelli che erano la vergogna nazionale sono diventati una occasione nazionale, perché sui Sassi si sono cimentati in tanti. E soprattutto c'è stato l'impegno della comunità materana. È vero che i denari pubblici sono stati investiti, non tutti e non al meglio, però i privati ci hanno creduto e oggi i Sassi sono una realtà viva, vitale, che dà prospettive e che ha già dato soluzioni a qualche problema occupazionale. Poi c'è stato il riconoscimento di Matera, patrimonio Matera, Sassi e l'Altopiano Murgico, ma non si può prescindere da quello che c'era intorno a Matera nel patrimonio mondiale dell'umanità, che è vero che durerà per sempre, solo che lo vogliamo, perché anche qui c'è stato più di qualcuno che si è preoccupato di dire ma adesso scriviamo all'UNESCO perché Matera venga cancellata dalla lista del patrimonio mondiale, perché abbiamo anche questo vezzo, quello di farci male, no, non di tagliarceli perché già siamo in pochi, farci male. Non è così, non è così. Io mi sono emozionato a sentire il mio collega ingegnere che ha parlato col cuore, con la testa, perché gli ingegneri se non mettono la testa assieme al cuore non funzionano, e che ha voluto, ecco, dirci che probabilmente questa nuova generazione va resa un po' più responsabile. Va resa più responsabile e l'intervento di Tosto, che do l'annuncio ufficiale, non è morto, è qui con noi, è ancora vivo. E quello che mi è dispiaciuto però è quello che mi dispiace è che l'unico momento di ilarità in un giorno di festa come quello che dovrebbe essere oggi oltre al 17 è stato quando si è parlato della morte di Tosta. Non è il caso di gioire per questo evento, anzi, lunga vita ad Angelo Tosto, che si metta a disposizione e che renda possibile quello che lui è in qualche modo auspicato. Termino dicendo che se abbiamo reso possibile questo grande evento, trasformando la Matera da città della vergogna, non solo nazionale, a capitale europea della cultura che rappresenta l'Italia, beh, qualche merito va dato anche, e consentitemi di farlo, io che non faccio più politica, alla politica, che va riscoperta, va rivalutata, va rimesso nel suo ruolo giusto. Condivido per certi versi anche quello che ha detto Angelo Cotugno quando al ruolo della politica. Prego? Sì, assolutamente. Non condivido totalmente, perché quando potevamo fare alcune operazioni ce l'hai resa impossibile perché tu avevi da difendere la tua appartenenza. E molto spesso quando si difende l'appartenenza non si difende la verità, o meglio, gli interessi collettivi. Avrei voluto un po' più di disponibilità allora a fare certe operazioni perché per esempio non perdessimo i fondi strutturali, no? Cioè è facile oggi dare la colpa all'amministrazione, avremmo dovuto tutti e più responsabilmente, anche prendendo allora posizioni più rigide, lavorare perché succedessero certe operazioni. Se non è successo
prendiamoci anche la responsabilità, non scarichiamola solo su qualcuno, perché poi succede come è successo qui stasera, o come, non per parlare di me stesso, può essere successo a casa mia quando è andato fuoco mettendomi benzina in casa, perché poi si scarica su qualcuno, no? Io mi sento tuttora responsabile se su alcune cose nel Consiglio Comunale, quando ero consigliere, non sono avvenute così come desideravamo, probabilmente tutti che dovessero avvenire. E poi, per il fatto che dobbiamo giocare a fare i ruoli di maggioranza e di opposizione, non si sono resi possibili. Allora, adesso abbiamo da lavorare, con un po' più di lena di quando non abbiamo saputo fare. Intanto, probabilmente gli entusiasmi, anzi vi dirò pure questa poi e chiudo, quando c'è stata la proclamazione di materia io non ho gioito, perché ero certo, cioè gioisce che aspetta un evento nuovo, io ero talmente tranquillo, talmente sereno, prego, e infatti mi sento beato, mi sento orgoglioso di essere materano, mi sento orgoglioso di aver lavorato perché anche questo potesse succedere. E mi sento anche talmente umile da imparare dalle cose che lei ci ha detto, lei e qualcun altro ha detto, per cui sono sereno e tranquillo e riconfermo questa disponibilità a collaborare con chiunque volesse per quel poco che riesco a fare. Grazie. Grazie ingegnere Acito. Il consigliere Cifarelli, prego, il capogruppo del PD, consigliere regionale. Grazie, buonasera. Ringrazio la Presidente del Consiglio per l'invito. Grazie Sindaco per, come al solito, non so chi vi sistema il Consiglio regionale, non so chi vi sistema i microfoni. No, e lo sai che sistemo io direttamente. Lo sai che solo a Matera non funzionano i microfoni. Poche parole, io ho avuto una posizione privilegiata in questi anni. Sono stato al fianco di Salvatore Adduce per 4 anni e lo ringrazio per la fiducia che ha avuto in me, per il lavoro che mi ha consentito di fare insieme a lui. Questi 4 anni di lavoro intenso da capo di gabinetto del Comune di Matera e oggi da consigliere regionale, che ha potuto quindi vivere quotidianamente l'esperienza esaltante alla fine di Matera 2019, della candidatura della città a capitale europea della cultura. Oggi siamo qui per celebrare la vittoria, lo facciamo con il sorriso che si deve in questi casi, quando si deve gioire per il risultato ottenuto. Ma vi posso dire con grande tranquillità che il lavoro è stato veramente molto molto faticoso. Oggi è facile per tutti quanti noi dire, ho sentito parole anche un po' retoriche, della città, della bellezza della città, della storia della città, tutte cose sacrosante. Da materano potrei esaltare a mia volta tutte le caratteristiche e la bellezza intrinseca della mia città. Ma è stato un lavoro difficile in questi anni, fatto anche tra tanto scetticismo, le difficoltà anche finanziarie, economiche, per far andare avanti il comitato con quei 4 soldi che erano disponibili per una comunità come la nostra, con un bilancio pulito, in equilibrio, ma senza grandi possibilità economiche, dobbiamo dircelo. Se non ci fosse stato il convinto sostegno di tutte le istituzioni, a cominciare dalla Regione Basilicata, probabilmente il percorso non si sarebbe neanche avviato. E quindi oggi è facile per tutti quanti noi sorridere e gioire per il risultato, ma il risultato è frutto di una fatica immensa, immane,
innanzitutto di chi ha lavorato giorno per giorno a questo obiettivo, che sono tutti i cittadini materani, le vecchie generazioni, la storia della città, gli artisti, i poeti, tutti coloro che hanno messo la loro goccia e la loro firma su questa vittoria. Hanno vinto i cittadini materani, ma hanno vinto coloro che hanno saputo interpretare il pensiero dei cittadini materani. Ha vinto il popolo e con lui ha vinto una classe dirigente diffusa in questa città che ha saputo ben interpretare il pensiero del popolo. Senza una classe dirigente illuminata questo risultato non sarebbe stato possibile. E quindi dobbiamo dare merito a chi appunto giorno per giorno ha lavorato per questo risultato. Io mi prendo il mio piccolo pezzettino del merito, sono uno dei 60.000 cittadini materani che si prende il merito, ma il merito è innanzitutto per chi più di altri ha creduto in questo risultato. Il sindaco è Paolo Verri, più di ogni altro, e a loro io devo un ringraziamento particolare per questo risultato. E quando parliamo di politica, lo dico a chi ha parlato di politica, tutto è politica. Poi c'è la buona politica e la cattiva politica. Io penso che collettivamente siamo stati bravi in questi ultimi anni, prendendo una rincorsa lunga 60 anni, a scrivere una buona pagina di politica a Matera, una pagina che meritatamente entra nella storia della nostra città, entra nella storia del Mezzogiorno d'Italia, entra nella storia d'Italia. Non c'è differenza tra chi è in consiglio comunale, chi è fuori dal consiglio comunale, chi fa l'imprenditore, chi fa l'operaio, chi magari non lavora. Non c'è differenza, tutti facciamo politica. La differenza è tra la buona e la cattiva politica. Io penso che sia stata scritta una pagina di buona politica e ce ne dobbiamo prendere tutti quanti il merito. I cittadini, il consiglio comunale, tutto, e tutta la classe dirigente diffusa che c'è in Basilicata e che ha creduto in questo risultato. Io ho fatto alcune riflessioni in passato, le rifaccio oggi. Con Matera capitale europea della cultura si chiude un cerchio cominciato con lo sfollamento, con la vergogna nazionale, eccetera, che ha visto momenti anche dolorosi per la nostra città, in particolare quello dello sfollamento. Noi lo raccontiamo questa cosa con gli occhi di chi vede quel momento come sicuramente un momento di modernità per la nostra città, del passaggio dalle grotte alle case nei quartieri, ma è stato anche un momento molto traumatico dal punto di vista sociale, un momento non indagato ancora fino in fondo, secondo me, nella nostra città, un momento che ha visto strappare i cittadini dal proprio vicinato, dalla propria storia, dai propri vicini di casa, per andare a vivere nei nuovi quartieri, per andare a vivere fuori Matera. Chi abitava nei quartieri abitava fuori Matera e diceva vado a Matera quando scendeva in centro, e non si riconosceva nei Sassi, che erano una vergogna per i materani. Si riconoscevano nel castello, nella cattedrale. I simboli per i materani erano altri, non erano i Sassi. Con una rincorsa cominciata 60 anni fa da parte di alcuni nostri concittadini illuminati, siamo arrivati a questo risultato, che è un risultato non più di cittadini illuminati, ma è un risultato del popolo materano, dei cittadini materani, che oggi possono dire orgogliosamente: sono di Matera e il mio punto di riferimento sono i Sassi e la mia storia, che non è una storia di cui mi devo vergognare, che non è una storia che devo cancellare dalla mia memoria. Oggi si è chiuso quel cerchio e di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi. Adesso si apre una pagina altrettanto interessante, altrettanto entusiasmante, quella di cosa dobbiamo fare nei prossimi secondi, che non c'è tempo da perdere, no? Bisogna lavorare
intensamente giorno, abbiamo già perso un mese dal mio punto di vista, abbiamo perso 30 giorni di tempo, no Salvatore, tu sai poi come è il tuo lavoro, quindi non mi dire fermati perché non sono capace a fermarmi, non ti devi fermare neanche tu, e neanche tu ti devi fermare perché devi continuare a lavorare con la stessa lena con la quale hai lavorato fino a questo momento. Sono anni che abbiamo davanti di grande intensità, di grande lavoro, che fortunatamente facciamo sulle ali dell'entusiasmo per una vittoria ottenuta. Io modestamente, già dopo l'inserimento nella short list un anno fa, dicevo abbiamo ottenuto un risultato straordinario, perché per me già essere tra quelle 6 città era un risultato enorme per il lavoro che era stato fatto e per quello che eravamo riusciti a produrre, e sarei stato ugualmente contento se non avessimo ottenuto la designazione a capitale europea della cultura. Molti mi dicevano no, ma tu metti le mani avanti perché se poi si perde la sconfitta è vostra, la vittoria è di tutti, la sconfitta è vostra. No, io dicevo è la realtà, i numeri tra l'altro già ci davano ragione, no? Le presenze in città erano già molto più numerose rispetto agli anni passati, no, già il fatto che avevamo fatto un programma come città, parlo un po' da capo di gabinetto, diciamo, scusami. No, come città avevamo fatto un programma nel 2010, nel 2009, nel 2008, guardo Saveria Cito, ma vale anche per te ovviamente il discorso, ti accomuno a questo discorso, che guardava al 2019, la gente diceva ma noi non sappiamo come dobbiamo, che cosa dobbiamo fare domani mattina, figuriamoci il 2019, non sappiamo neanche se saremo vivi, se camperemo ancora nel 2019. E beh, camperemo ancora nel 2019, lo dico anche Antonio Materdomini, col quale simpaticamente chattato su Twitter prima, camperemo ancora nel 2019, nel senso che la buona politica, torno per un attimo alla buona politica, guarda sicuramente al contingente, alla quotidianità, ma soprattutto guarda al futuro prossimo e al futuro remoto, come sta scritto anche nel dossier di candidatura. Ebbene, i prossimi anni saranno ugualmente importanti, è una sfida, l'hanno detto altri prima di me, che non possiamo non cogliere fino in fondo, ci sono tante cose da fare, io penso al tema dell'accoglienza, al tema della ricettività, al tema di come evitare, materia che vedrà il dibattito nelle prossime settimane sicuramente, come fare per evitare che i Sassi diventino un grande bed and breakfast, come fare per evitare che ci sia ulteriore consumo di suolo in città, quindi recuperando tutto ciò che è recuperabile all'interno del recinto urbano della città, come fare per fare in modo che queste occasioni vengano colte innanzitutto da un'imprenditoria locale, materana possibilmente, della provincia di Matera possibilmente, lucana possibilmente, ma anche del resto ovviamente di chi ci sta intorno, ma innanzitutto venga colta dai materani. Subito dopo la designazione, il 17 di ottobre, le prime telefonate che ho ricevuto, questo è sintomatico, Saverio, di come siamo noi, le prime telefonate che ho ricevuto, alcuni materani e qualcuno forestiero, diciamo, del resto d'Europa, i materani e quelli un po' più vicini a noi dicevano arriveranno un sacco di soldi. Non sono un sacco di soldi innanzitutto, i numeri sono quelli che stanno scritti, non sono così tanti soldi, poi diventa sempre dei punti di vista, cioè 50 milioni sono tanti per alcuni e molto pochi per altri, 50 milioni non sono una grandissima cifra dal mio punto di vista per tutte le cose che andrebbero fatte, quindi attrezziamoci per cogliere l'opportunità del finanziamento pubblico. Altri che dicevano fateci capire cosa possiamo fare, non molto vicini a noi fisicamente, cosa possiamo fare per cogliere questa occasione, c'è un buco dove posso aprire un'attività. Ecco, qui sta il paradigma di come possiamo cogliere le opportunità e come possiamo invece perdere le opportunità, e anche da questo punto di vista una classe dirigente che si rispetti può, diciamo, impostare il lavoro in modo tale che l'occasione venga colta fino in fondo e venga colta
per i prossimi 25 anni. Quindi io guardo oltre il 2019, molto oltre il 2019. Non è un caso, Salvatore, te lo ricorderai, che il primo logo brutto, bello non lo so, che coniammo per questa sfida non era Matera 2019 città candidata, ma era Matera oltre il 2019, perché noi guardiamo a noi, ma guardiamo alle prossime generazioni, non alla prossima generazione, alle prossime generazioni, perché Matera può diventare un'occasione per i materani e può diventare veramente il paradigma per l'intera Europa. Grazie e complimenti a voi. Grazie, grazie Roberto Gifarelli. Faccio concludere al consigliere Bradascio. Passo prima un attimo la parola al consigliere Alba. Prego, consigliere Alba. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, autorità istituzionali presenti, il mio intervento odierno è come consigliere comunale, visto che rappresento anche il Presidente della provincia Francesco De Giacomo, che per motivi istituzionali, altri motivi istituzionali, non poteva essere presente questa sera. Sono dispiaciuto delle dimissioni del consigliere Tosco, però devo solo fare una piccola dichiarazione, che il suo pensiero è solo vedere un bicchiere mezzo vuoto, non ha visto il bicchiere mezzo pieno. Io non voglio entrare in merito, ma questa amministrazione in questi anni ha lavorato tanto. Ha lavorato tanto e secondo me nel fare si può fare anche qualche piccolo ritardo, tipo il piano strategico, che comunque in cantiere si potrà portare avanti sicuramente col tempo. Grazie. Vado avanti con l'assegnazione del titolo di capitale europea della cultura per il 2019. Rappresenta un importante traguardo non solo per la città di Matera e l'intera regione, ma anche e soprattutto per l'intero Sud Italia. Un risultato positivo, non scontato, frutto di un lavoro pieno di difficoltà che ha visto protagonista il sindaco Salvatore Aduce con la sua caparbietà, insistenza e il suo coraggio. La Giunta, i consiglieri comunali, il Comitato Matera 2019 col presidente Paolo Verri e il suo staff e tutta la comunità materana. Dall'inizio di questo straordinario, difficile ma entusiasmante cammino, iniziato ben 5 anni fa, si è impostato un lavoro provato a rovesciare gli schemi che per troppo tempo hanno ritardato lo sviluppo dei nostri territori. Questo significa che la politica, le istituzioni, la società hanno provato a mettersi in gioco, rompendo le antiche abitudini e provando a costituire un processo più vicino alle migliori politiche europee. Le istituzioni hanno provato ad assolvere pienamente le loro funzioni di garanzia, lasciando il management a svolgere il loro lavoro in piena autonomia. È stato costituito un progetto che vogliamo mettere a disposizione del Mezzogiorno d'Italia e dell'Europa, dimostrando che anche una piccola città del Sud può offrire qualcosa cancellando la vecchia e cattiva abitudine di piangersi addosso e di chiedere risorse senza dare nulla in cambio. Matera, il Sud, vuole iniziare a offrire un vero e proprio progetto di cambiamento attraverso la forza impressionante e travolgente della cultura. Un progetto che parta da millenarie radici per aprirsi al futuro, forse anche forte del contributo che tanti intellettuali, da Carlo Levi, Rocco Scotellaro, Adriano Olivieri e Pierpaolo Pasolini, hanno seminato sulla nostra terra. La nostra visione che abbiamo viene chiamata Open Future. Si basa sulla chiara intenzione di non organizzare semplicemente
un programma culturale fatto di eventi, ma sulla necessità di provocare un reale cambiamento della nostra comunità. Vogliamo formare abitanti culturali capaci di partecipare direttamente a questo processo attraverso uno scambio continuo di esperienze e di linguaggio. Vogliamo offrire a ogni cittadino una cassetta degli attrezzi per diventare realmente cittadini europei. La conoscenza, la lingua, la programmazione, il computer, l'uso delle open data e tante altre cose. In questo cammino vogliamo fare un sistema con il resto del sud, dell'Europa e del resto d'Italia, per realizzare un modello basato sulla semplicità, sul coraggio, sulla ricerca, sull'innovazione. Su questo percorso, nelle prossime settimane, sarebbe auspicabile invitare i sindaci delle altre città che sono entrate nella shortlist per sviluppare con loro strategia per l'Italia 2019. Incontrare i presidenti delle regioni meridionali per un progetto Sud 2019. Provare a fare rete con tutte le capitali europee della cultura. Da oggi, subito al lavoro, la scelta di Matera capitale Matera 2019 ci offre una grande opportunità. Ora tocca a noi costruire il nostro futuro. L'Unione Europea ci dà 4 anni per prepararci ed essere pronti alla sfida e sostenerla. Nel dossier di candidatura abbiamo previsto circa 100 iniziative che coinvolgeranno direttamente i cittadini. Ci auspichiamo che a breve bandi dedicati alla produzione culturale, alla promozione di eventi, al miglioramento della pubblica amministrazione in relazione alla cultura, turismo, istruzione e alla valorizzazione del minerale a storia della città di Matera. Ricordiamo il museo demo etnoantropologico, che sarà l'incontro tra arte e scienza, l'Open Design School, che formerà una nuova generazione di design. Ovviamente saranno coinvolti in questo tutte le città che come noi si sono impegnate in questa sfida. Una tappa molto importante sarà anche l'Expo 2015, che dovrà rappresentare per Matera nel 2019 una straordinaria occasione per far conoscere al mondo il nostro progetto di cambiamento proprio a partire dai temi della sostenibilità ambientale e da quelli legati al nostro ricco patrimonio enogastronomico. Grazie. Grazie, signora Alba. L'ultimo intervento iscritto è il consigliere Bradascio. Prego, consigliere. Beh, io mi scuso se prendo la parola, non l'avevo previsto, ma mi accorgo che sono mancate 2 cose stasera. Io voglio colmare questa mancanza. Vi svelo un piccolo segreto che mi lega questo ragazzo qui. Una decina di minuti prima che ci fosse la designazione, gli ho mandato un sms, gli ho detto: mi sta scoppiando il cuore, se hai qualche notizia nascosta dimmela in anteprima. Stavo proprio male, ed è strano perché io poi alla fine ecco, sì, se nessuna allusione al mio lavoro precedente, stringi i denti, ti voglio tutelare, Salvatore. Questo per dire quanto abbia sentito questo evento, anche se devo riconoscere che poco ho fatto perché si realizzasse. Ma mi sono chiesto in quei momenti, mentre io e mia moglie ci tenevamo la mano davanti al televisore e aspettavamo, ma in fondo a me che cosa me ne importava? Io non sono di Matera. E allora ho cominciato a ragionare. Io ho 62 anni, ma vivo qui da quando ne avevo 14. Qui
è accaduta tutta la mia vita. Ho gli amici adolescenziali, ho gli amici da adulto, mi sono sposato con una donna straordinariamente materana, le mie figlie sono materane. Vuoi vedere che è proprio questo il senso profondo della grandezza della nostra città? Essere riusciti a passare da una più o meno città importante degli anni 30, 40, 50 a una città che ha saputo accogliere, ha saputo prendere il meglio di quanto proveniva dalla provincia e dalle città circostanti, li ha perfettamente integrati e poi alla fine li ha fatti sentire materani, tanto materani da soffrire in quei 5 minuti prima dell'annuncio, da piangerne dopo. Io penso che questo sia una cosa importante da sottolineare. Il ruolo che tutta la provincia ha avuto nella crescita di questa città e nella capacità della nostra città, dei materani, ad accogliere, integrare e valorizzare. Io dico sempre, non so se sono stato un bravo medico, forse no, ma quel poco che ho combinato è perché questa città mi ha permesso di farlo. E io la ringrazio di questo. E poi c'è un'altra cosa che devo sottolineare, che è mancato qui, non è risuonato abbastanza. Questa città ha una grande ricchezza. Si chiama associazionismo, si chiama volontariato, fin troppo. Se dico fin troppo è perché ce ne sono troppe d'associazione, forse se qualcuno si consorziasse non sarebbe male, lo dico da sempre Salvatore, anch'io mi accorgo che forse le forze cominciano ad essere un po' disperse adesso, ma questa è una ricchezza enorme, straordinaria, che questa città sa tirare fuori sempre nei momenti di difficoltà in modo speciale. E allora? Io l'altra sera mi sono complimentato con il dottor Verri, gli ho detto tutta la mia ammirazione, la mia stima, ma stasera un passaggio del suo discorso non mi ha visto d'accordo per la prima volta. Noi dobbiamo guardare al futuro e per forza, con tutto lo slancio, l'intelligenza e il cuore di cui noi siamo capaci, ma tenendo le nostre radici ben ancorate, senza dimenticare chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra storia. Perché, lo dicevo prima all'ingegnere Cito, i popoli, la gente che dimentica la propria storia prima o poi genera dei mostri e noi questo non vogliamo farlo. Non vi affliggo più, concludo dicendo che credo di aver imparato una cosa anche da questa esperienza meravigliosa, che noi siamo forti. E non avete idea di quando mi sono girate i cosiddetti, quando ho letto che noi abbiamo scambiato questa vittoria con il petrolio. Una cosa che mi ha ferito profondamente, no? Questo è il risultato di una grande capacità organizzativa da parte del comitato e di tutta la città. Ma adesso io vi chiedo, e questo forse è il posto giusto per chiederlo, è anche il momento giusto per chiederlo. Dobbiamo superare qualche rivalità, qualche divisione, perché quando siamo divisi non facciamo bene le nostre cose. Quando siamo uniti, coesi, forti, abbiamo un obiettivo comune, come si dice con una parola che non mi piace molto, quando abbiamo una mission, noi otteniamo dei risultati straordinari.
rinnovamento, nella continuità, nell'unità, nella materanità. Grazie della pazienza. Grazie. Concludiamo ora, per le conclusioni do la parola al sindaco. Sopportatemi 3 minuti soltanto, mi chiedo scusa, ma è indispensabile, non avrei preso la parola se non avessi valutato io indispensabile. Devo esprimere innanzitutto un ringraziamento a tutti quanti, tutti gli interventi, per il calore, per i contenuti. Ho apprezzato tutte le premesse dell'intervento di Angelo Tosto, ovviamente non condivido le altre questioni, come non condivido, l'ho detto prima con una battuta, se il Consiglio Comunale, come accade in Parlamento, dovesse votare le dimissioni di un consigliere, in questo caso io sarei contrario. Sarei contrario perché suggerivo a Carmine Alba, il consigliere Tosto non ha dichiarato una insoddisfazione sul tema all'ordine del giorno, è troppo soddisfatto, ed il motivo per il quale si dimette è perché è troppo soddisfatto, non ce la fa a sopportare questa situazione e quindi è costretto praticamente, secondo il suo schema, a dimettersi, perché non riesce praticamente a spiegare perché è successo questa cosa mentre c'era un'amministrazione che fa schifo. La verità è che invece succede questa cosa perché c'è una buona e sana amministrazione, niente di più e niente di meno. Direi, ingegnere Acito, il minimo sindacale, cioè abbiamo provato ad immaginare una, chi prova a immaginare una specie di dualismo, una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde in questa cosa, ha sbagliato indirizzo. Non c'è un sindaco Dr. Jekyll di giorno e Mr. Hyde di notte, c'è un unico sindaco, c'è un'unica amministrazione comunale, c'è un unico indirizzo che ha portato nell'Olimpo la città di Matera, e scusateci se è poco, perdonateci, facciamo un'ulteriore professione di umiltà. A proposito del coinvolgimento, è straordinario il riconoscimento che fa la Commissione alla città di Matera, al comitato, al lavoro fatto da Paolo Verri, dallo staff, in assoluta autonomia, e questa è l'unica cosa che io rivendico, cioè lo stile con il quale noi abbiamo lavorato. Io presiedo il comitato, io sono il presidente, e il presidente della regione è il vicepresidente, e la non intromissione in queste cose, nonostante tutto quello che si è detto, per il 99% stupidaggini, non c'è stato un comparizio, non c'è stato niente, è stato deciso tutto sulla base di procedure trasparenti. Volevo dire all'onorevole Liuzzi che il presidente della regione ha risposto in consiglio regionale un'interrogazione, e noi, cioè il sottoscritto, ha dato al presidente della regione tutta la documentazione per rispondere in consiglio regionale sulla trasparenza. Una per una le questioni, anche questo è un valore straordinario dello stesso stile dell'amministrazione, niente di più e niente di meno, il minimo sindacale. Quanto al tema del coinvolgimento, a parte che ho la testimonianza dei miei sms agli onorevoli, ai senatori, ai consiglieri regionali, insomma qualche volta Cosimo Latronico mi manda pure qualcosa, dice basta, non mi dire più niente di queste cose qua. Sanno che ho una rubrica nella quale, oltre all'invito, quello che arrivo via mail, le cose che facciamo eccetera eccetera, normalmente provo a mettere sempre sollecitazioni a tutti quanti. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con il Movimento 5 Stelle e reputo molto positivo quello che è accaduto oggi. Mutuo al proposito del coinvolgimento una bellissima considerazione a proposito di Lecce, perché il sindaco di Lecce è stato praticamente messo sulla brace, perché dice che non ha coinvolto i cittadini, non c'era il coinvolgimento. Insieme con lui ho fatto una conferenza stampa e ha usato una terminologia facebookiana, ha detto non abbiamo chiesto l'amicizia a nessuno,
ma l'abbiamo data a tutti quelli che ce l'hanno chiesto. Io penso che noi siamo andati un pochino oltre, abbiamo sollecitato, abbiamo lavorato, eccetera, ma io direi che non è male, diciamo, questo impianto, cioè il coinvolgimento. Noi non siamo chiamati come classe dirigente ad un'opera, come dire, pedagogica. Qua non c'è nessun professore, nessun insegnante, nessuna cosa, non c'è qualcuno che ti deve venire a prendere a casa, tu non vuoi andare a scuola, ti prende per orecchie e ti porta a scuola per forza. Pensiamo che questa sia la via per poter risolvere il problema. Ma se non ci vuoi venire tu, non ti preoccupare, non succede niente, faremo a meno di te, voglio dire, ha ragione, come dice il compagno Renzi. Se vuoi venire, porte aperte alla stanza. Se vuoi partecipare, tutto lo spazio possibile e immaginabile. Se vuoi contribuire ancora di più, voglio dire, la cittadinanza, la partecipazione non è una cosa che si fa sotto lo scudiscio, devi partecipare per forza. Lo fai dentro un filone straordinariamente imponente di iniziative che si mettono in piedi, ognuno si collega, sono dei canali, sono degli affluenti che tendono, come dire, di riempire poi alla fine questo grande fiume. Paolo, ti sei accorto che stiamo andando a votare le elezioni amministrative o no? Quindi non ci meravigliamo, cioè questo qua, il vero rischio che adesso corriamo è che utilizziamo i prossimi 3 mesi per fare la schermaglia. Io mi sono messo, mentre tornavo da Milano, anche Congresso Nazionale, dentro il treno, e ho scritto un lungo articolo, l'ho fatto pubblicare e ho dichiarato il mio pensiero. E il mio pensiero è quello che sta scritto là, cioè io sono convinto che questa vicenda politica, per questa operazione, è un'operazione politica. Dov'è, diciamo, la differenza, Angelo, tra quello che dice Paolo e quello che è la tua preoccupazione, che comprendo, e che alla fine non è una differenza, è che tu la declini in un modo, la cosa politica, e Paolo l'ha declinata in un altro modo. Ma sempre politica. Non c'è l'esclusione dalla politica, tra l'altro in questa vicenda di Matera capitale europea della cultura c'è il trionfo della politica. C'è il trionfo della politica, per questo l'abbiamo guidata noi questa operazione, l'ha guidata la classe dirigente, è vero quello che dice Roberto Cifarella, una classe dirigente con tutti i limiti e le complicazioni e le difficoltà, è la classe dirigente, tra cui quella politica ha primeggiato perché ci ha creduto più di altre parti della classe dirigente, facendo quell'opera che diceva Paolo, sostenendo l'operazione. E allora il sindaco, le giunte, il consiglio comunale, la giunta regionale, il presidente della regione, il presidente della provincia Stella, il presidente della provincia La Corazza, il presidente della Camera di Commercio, il rettore dell'università, la parte istituzionale, la parte politica è stata diciamo fantastica. E tuttavia rimane il problema che ancora questa politica noi non la decliniamo come necessario, come è necessario per il futuro. E quindi quando Paolo Verri descrive quel passaggio lì, non descrive l'esclusione dalla politica, descrive un'altra politica che noi siamo chiamati a dire, cioè che non è più, gli strumenti che abbiamo a disposizione non sono più sufficienti, non ce la possiamo cavare, diciamo, c'è una modalità che non è sufficiente a seguire la velocità dei processi che si mettono in moto, per cui niente di male, niente di scandaloso, se lo sappiamo possiamo mettere gli strumenti in condizione di funzionare meglio. Io sono convinto che si debba fare, e sono convinto che la politica se ne vuole essere rasa al suolo, e la vicenda nazionale vi dice che la politica viene rasa al suolo, tra l'altro viene rasa al suolo direttamente dal Presidente del Consiglio, segretario del mio partito. Ma avete capito perché quello fa successo? Quindi non perdete tempo. C'è da cambiare, da mettere tutti insieme una
forza diversa e un'accelerazione diversa ai processi. Io dico che la vicenda materana, e chiudo su questo, e che riguarda questo scorcio di tempo, quello che ci separa dalle elezioni, per la vicenda di Matera 2019, diciamo, può essere pericolosa, se non ci atteniamo a quello che ho detto io in quello che ho scritto l'altro giorno. E che non è che lo voglio dire che sono io, perché quella è, diciamo, il distillato del problema che abbiamo. E la prova l'abbiamo avuta qua stasera, perché Angelo Tosti si dimette perché non ce la fa più a sugarsi questo bicchiere troppo pieno. Noi dobbiamo ribaltare questa storia e dobbiamo dire: troviamo una condizione speciale, come è successo per Matera 2019, per proporci e per proporre, per questo io all'inizio dicevo, nuove generazioni, nuova linfa deve arrivare alla politica, che possa interpretare nel migliore dei modi questo fantastico di Matera, capitale europea della cultura 2019. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata.